Io sono Nicola Campese, sono uno dei membri dell'associazione Orsa Onlus. Chi siamo innanzitutto? Siamo un gruppo di professionisti che appunto stiamo lavorando su due ambiti principali, quello di fornire informazioni a persone insomma, che siano nelle categorie svantaggiate e in generale, come dire, cercare di dare impulso a tutto ciò che, come dire, nasca dal territorio. Tutte le idee che possono, come dire, stiamo cercando di recepire, come dire, tutte le idee, tutte le competenze per valorizzare il territorio. In questo contesto abbiamo voluto, come dire, inaugurare questa iniziativa con il professor Mingione. I laboratori dal basso. Che cosa sono i laboratori dal basso? Sono un praticamente percorso finalizzato a stimolare l'imprenditoria, imprenditoria ovviamente fatta da giovani, un'imprenditoria che deve essere sostenibile soprattutto. Noi in quanto proponenti abbiamo voluto, come dire, puntare sull'innovazione sociale perché riteniamo che come dire, questa sia come dire, un'asse direttrice su cui basare, come dire, tutti i nuovi progetti imprenditoriali futuri. È vero che siamo in un contesto tipicamente agroalimentare, però, come dire, questo, come dire, è la chiara dimostrazione che dobbiamo cercare di andare oltre, dobbiamo cercare di fare qualcosa assolutamente di nuovo. I laboratori dal basso cominceranno, come dire, insomma, con il professor Mingione. Due parole su chi è il professor Mingione. Il professor Mingione è docente di sociologia generale presso l'Università Bicocca di Milano, è a capo, insomma, della Fondazione Bignaschi che, mi corregga insomma, se dico qualcosa che non torna, si occupa sostanzialmente di studi sul welfare, sull'inclusione sociale, sull'innovazione sociale. È specializzato in social innovation perché sta tenendo un corso presso l'Unibicocca proprio sull'innovazione sociale. È uno dei massimi esperti, insomma, a livello italiano, quindi se avete domande, dubbi, questo è il momento giusto perché è come dire, un'occasione di confrontarci con una persona che ha esperienza, che ha veramente consigli utili da darci. Detto questo, lascio la parola al professore, vi auguro, come dire, una buona lezione. Ripeto, se avete domande da fare, fatele pure, perché come dire, questo è vero che ne siamo pochi, ma è il luogo giusto per, come dire, capire che cosa possiamo fare insieme. Grazie. Beh, io non uso, perché altrimenti. Va bene, allora, la presentazione è bastata, avete capito quindi anche, mi scuso da subito, che in realtà può essere vero che io sia un esperto, poi dopo c'è tutto un dibattito su cos'è, lo vedremo subito, senza soffermarci sulle derive accademiche, ma c'è un dibattito su cos'è l'innovazione sociale. Quello che dovrebbe essere importante, in cui forse io non sono così attrezzato come potreste aspettarvi, è di darvi delle dritte su come fare delle imprese di innovazione sociale. Mi sono inventato questo titolo nel senso di pensare al fatto che il campo dell'innovazione sociale può essere, poi dovremo andare a vedere come può essere definito, può essere, se può essere, c'è un punto interrogativo, potrebbe anche non esserlo, una risposta alla trasformazione delle società attuali e alla crisi sociale che noi abbiamo, no? Quindi da questo punto di vista, certo, dentro a questo campo ci sono delle occasioni per mettere in piedi delle nuove iniziative. Mettere in piedi delle nuove iniziative in cui
se noi insistiamo sull'aspetto sociale, non solo devono essere sostenibili economicamente, cioè devono essere praticabili economicamente, perché altrimenti dopo un po' la gente che le mette in piedi non guadagna abbastanza per sopravvivere e deve chiudere, ma deve, diciamo così, riuscire a combinare questa avventura che permette di sopravvivere anche con una compatibilità con il sociale che è sempre più importante, che si vede sempre di più, cioè quello che noi andiamo a vedere è che le economie attuali lasciano sempre di più dei vuoti, dei deficit di protezione e creano delle complicazioni sul fronte del sociale che vanno messe a posto. Allora, da questo punto di vista, in questo senso sono molto importanti le iniziative dal basso. Allora, tutta una serie di persone che hanno lavorato, hanno fatto ricerca, hanno sottolineato come tutta una serie di iniziative che hanno avuto particolari successi sono partiti dalla mobilitazione della popolazione. Allora dico questo collega che è un sociologo economico che si occupa delle trasformazioni attuali parte da una esperienza fatta nel nord del Giappone dove la popolazione tanto molto agroalimentare a un certo punto si è sempre di più ammalata di una malattia misteriosa che non si capiva da dove venisse. Era una zona di coltivazione del riso, una zona agricola e di pescatori e non si capiva perché vicino al mare, perché questa popolazione stesse così male. Poi si è scoperto che in realtà le miniere della zona scaricavano nell'acqua, inquinavano l'acqua con una quantità eccezionale di cadmio e questo che era velenoso contribuiva fondamentalmente ai disagi, alle malattie, al malessere della popolazione. Allora la popolazione ha creato un'associazione, ha forzato la mano ai proprietari delle miniere per fargli controllare l'inquinamento che producevano, hanno smesso di inquinare e la popolazione è stata bene. Allora questa viene presa come un'iniziativa, non ha prodotto reddito, ma ha prodotto benessere. Quindi da questo punto di vista voi vedete che dentro ci possono essere delle iniziative che producono reddito, delle iniziative che producono benessere. Vi ho portato, poi vi lascerò questo articolo che c'era ieri sul Corriere della Sera su due ragazzi pugliesi, quindi della zona, anzi del nord della Puglia se ho capito bene. Ecco. Ecco, sono i ragazzi di Women che hanno, e lì di nuovo non sappiamo se è uno start-up economico o se in realtà c'è anche diciamo così, un impatto sul sociale perché hanno creato delle occasioni di occupazione e hanno risolto un problema che era difficile da risolvere per tutta la zona del Gargano coprendo con tutte le aree turistiche con delle reti di wifi e producendo dei router di wifi che funzionano bene. Ecco, allora, quindi da questo punto di vista lì dentro c'è un'attività nuova, quindi innovativa se volete, che è economica ma che ha anche un impatto sociale, quantomeno un impatto occupazionale, quindi da questo punto di vista anche se l'idea dei campi di innovazione sociale è molto vasta e molto ambigua, adesso lo vedremo un attimo parlando un attimo di
di definizioni, perché le definizioni sono noiose, sono un po', sono in realtà lasciano un po' il tempo che trovano, a meno che non ci si ragioni su per vedere, diciamo così, che limiti, che delimitazione danno alla problematica. Allora io vi ho preso vi ho messo qui, adesso spero di, no, dov'è che si va avanti? Qui, no, sì, okay. Ecco, ho toccato giusto. Allora qua vi ho messo alcune cose, che di solito io uso per fare il corso sull'innovazione sociale. Questo libro bianco sull'innovazione sociale, che ha un sacco di esempi e che è stato tradotto in italiano, quindi cioè è stato fatto da questi esperti inglesi, ma è stato tradotto in italiano ed è interessante perché vi dà l'idea di una serie di possibili attività che loro interpretano come innovazione sociale. Poi dopo dentro c'è una visione, vedremo poi quando parliamo delle definizioni, ci sono delle visioni un po' più strette e ci sono delle visioni un po' più larghe. Il libro, sempre in italiano, Rigenerare la città, pratiche di innovazione sociale nelle città europee, è interessante perché ha una visione molto più, diciamo così, focalizzata sulle trasformazioni attuali, sulle trasformazioni in ambito urbano, soprattutto nelle idee di rigenerare le città, di usare le città come rigenerazione del sociale. E l'idea è che l'idea, come vedremo, è che le vere iniziative di innovazione sociale devono produrre la risposta a un problema di esclusione sociale o di discriminazione sociale e devono coinvolgere, un'altra contropartita, che è quella che devono allargare la democrazia, la partecipazione della gente. Quindi c'è l'idea di dire: guardate, queste iniziative di innovazione sociale sono delle iniziative che risolvono un problema che si crea di diseguaglianza, di esclusione, di discriminazione nei confronti di alcune popolazioni e coinvolgono quelle popolazioni a risolvere i loro problemi. Quindi, se volete, i pescatori del nord del Giappone che erano sofferenti, in realtà l'idea che quella era una modalità organizzativa di innovazione era che sono stati loro a prendere l'iniziativa, a organizzarsi e a vedere come si risolveva il loro problema. Di nuovo questo libro che invece vi ho portato, se qualcuno lo vuol vedere, è un libro di nuovo con le stesse idee di Vicari Haddock, ma ampliate non solo alle città europee, sull'innovazione sociale come, diciamo così, risposta ai problemi che si sta creando i processi di globalizzazione. Che cos'è l'innovazione? Il working paper della Said Business School è una associazione molto impegnata nelle attività di innovazione sociale. Poi questo enorme libro che è appena uscito, che è un handbook in cui ci sono, diciamo così, 700 pagine, una noia mortale, di esempi di innovazione sociale, e infine questo rapporto della Unione Europea, in cui l'Unione Europea in realtà
apre questo campo, e quello che è interessante è apre questo campo anche come un campo di spesa per l'Unione Europea. Anche l'Unione Europea ha un programma che ha l'idea che per coinvolgere la gente bisogna in realtà aprire delle condizioni di innovazione sociale. Io sono un po' critico rispetto a questo programma, perché è un programma ancora un po' troppo accademico, è un po' troppo un programma di studio, e è un programma che insiste molto sull'innovazione e insiste troppo poco sul sociale, che è un po', diciamo così, il nostro problema del momento, in cui l'Europa o i vari governi europei incominciano a dire: beh, abbiamo un problema importante, che è quello di creare nuova occupazione per i giovani, o includere delle popolazioni che sono rimaste escluse, o lottare contro discriminazioni e l'assenza di coesione sociale. E poi dopo si dice: no, però stiamo attenti, che la cosa più importante è, diciamo così, il rigore monetario, il rigore di budget, e quindi spendiamo per delle cose che sono in realtà, che possono darci un reddito. Pensiamo a delle attività che sono innovative, nel senso di innovative tecnologicamente, innovative in termini di business, perché possono creare delle nuove occasioni di business, delle nuove occasioni di reddito, prima ancora di nuove occasioni di inclusione, di coinvolgimento della gente e così via. Quindi da questo punto di vista questa cosa, come vedrete, questa è la cosa su cui io potrei insistere di più, è che certamente dentro quello che noi ci inventiamo per diventare imprenditori di noi stessi, per sopravvivere, eccetera, eccetera, c'è dentro sempre di più questa combinazione in cui in realtà dovremmo sottolineare molto il sociale, ma a volte non lo possiamo fare perché non abbiamo le risorse per poterlo fare. Quindi da questo punto di vista tenete conto che dentro a questo campo c'è fortemente questa problematica, per cui il sociale deve essere combinato con la sostenibilità economica. Però, siccome è una questione importante quella che alcune popolazioni sono sempre più emarginate, alcuni non trovano la loro via, in realtà bisognerebbe dare molto più la priorità sociale. Tutto questo discorso, se volete, sull'innovazione sociale, è l'idea guardate che dobbiamo, nel nostro bilancio di che cosa andiamo a fare, cerchiamo di tener conto molto della compatibilità con il sociale. Uno dei problemi che abbiamo, parlando di innovazione sociale, sempre di più, voi fermatevi se sono troppo accademico, troppo astratto, se non seguite, se vi sembra che prendo una deriva, ecco. Allora, è che l'innovazione, che cos'è l'innovazione sociale rispetto a delle nuove iniziative che sono più tecnologiche, in cui quasi sempre vedrete quando vi fanno degli esempi, c'è dentro una matrice, spesso c'è dentro una matrice tecnologica, c'è dentro una matrice, il router per i wifi, insomma, è questa cosa qua, o c'è dentro, e poi molto spesso dentro a delle iniziative che partono, diciamo così, come delle iniziative di innovazione sociale, nel senso di innovazione delle modalità di stare dentro
alla società, ci possono poi essere, e questa cosa può crescere in una maniera molto, molto, molto forte e incontrollabile, delle iniziative di affari, di business. Allora, se voi ci pensate, se voi probabilmente una delle storie che tutti conoscono è la storia di Facebook, allora se voi pensate alla storia di Facebook, la storia di Facebook è un tipico esempio di una esperienza iniziata come un'esperienza d'élite con una spinta di élite di comunicazione sociale e che è diventata quasi senza volerlo una grande corporation multinazionale, perché il club di Boston questo club di studenti di Harvard ha commissionato un sistema per comunicare, per comunicare via internet, il gruppo che lo inventa, Zuckerberg, pensa, dice, ma perché solo questi? Allarghiamolo anche agli altri studenti. Questi qua, tra l'altro, mi stanno antipatici, io non faccio parte di questo gruppo, perché devo farlo solo per loro? Faccio visto che ci inventiamo una modalità di essere in comunicazione via internet, apriamola di più, però non intendevano apriamola a un miliardo di persone, apriamola di più, dice, pensando, apriamola a la gente che ha più facilità, quindi gli studenti universitari, dentro alle varie università di Boston, poi ha aperto alle altre università americane, subito le università inglesi hanno subito colto questa cosa e immediatamente, una volta che ha cominciato a funzionare questo, appena Zuckerberg si è spostato in California, là dove c'erano i tecnici più bravi, in realtà tutti coloro che hanno visto questo affare come un affare in cui si poteva fare pubblicità, in cui si poteva utilizzarlo per mettere in piedi una rete mondiale di comunicazione con tutta una serie di ritorni, hanno finanziato questa cosa che è diventata, una società per azioni enorme, un business, quindi non una piccola iniziativa di innovazione sociale come abbiamo, di cui dobbiamo parlare. Però vi dà idea di come poi dopo possono le iniziative di innovazione sociale possono diventare dei grandi business, possono fallire, possono essere economicamente non sostenibili, possono ottenere degli scopi sociali, possono anche, consolidarsi e diventare delle cose importanti. Uno degli esempi che viene più utilizzato non è Facebook ovviamente, ma è questa cooperativa spagnola di Mondragon, che è diventata un consorzio con sedi in tutto il mondo. Quindi da questo punto di vista, di nuovo una iniziativa che è nata come un'iniziativa di cooperazione locale, anche a forte base agroalimentare, ma con l'idea di riuscire a mettere in piedi
una nuova banca che mancava in quella situazione particolare in cui stavano crescendo le attività agroalimentari, e da questa situazione hanno fatto crescere, diciamo così, di nuovo un colosso, un altro tipo di colosso, che è rimasto fondamentalmente con una forte base sociale, perché ha continuato a far proliferare, diciamo così, la base cooperativa nel resto del mondo. Quindi, differentemente da Facebook, ha mantenuto questa sua iniziale, diciamo così, orientamento verso sociale. Ma guardate bene che quasi tutte, ad esempio, le grandi cooperative o i sindacati sono nati da delle iniziative sociali, spesso dal basso, di mutuo soccorso. Nell'Ottocento, quando hanno cominciato a consolidarsi i sindacati dei lavoratori si sono consolidati come delle associazioni volontarie e spontanee tra lavoratori per sostenersi, perché erano fortemente in difficoltà, erano il lato debole di un momento di contrattazione. Alcuni lavoratori che avevano, diciamo così, delle risorse di mercato più forti, tipo delle risorse artigianali molto forti, come i lavoratori della stampa, soprattutto da cui sono nati quasi tutti i primi sindacati, sono nati tra i tipografi, perché i tipografi sapevano leggere e scrivere, perché per forza, per fare un tecnico di tipografia, si sapeva leggere e scrivere, cosa che nell'Ottocento non era così diffuso tra i lavoratori, e perché avevano comunque nel rapporto con i datori di lavoro, avevano diciamo così una competenza professionale, per cui si sono immediatamente organizzati, hanno fatto una società di mutuo soccorso, e da lì sono nati, diciamo così, le organizzazioni di tipo sindacali. Quindi, da questo punto di vista, in realtà bisogna individuare un problema, e questo problema molto spesso ha una base sociale, molto spesso è generato dal fatto che le dinamiche di cambiamento economico creano dei problemi sociali, in questo caso dei problemi socio-occupazionali, e le risposte possono essere delle iniziative di innovazione sociale. Poi si possono storicamente trasformare. Allora, Mondragon si occupava, era una cooperativa agricola che ha cominciato a elaborare una modalità di organizzarsi, di riorganizzarsi, sia sul fronte industriale, sia sul fronte della trasformazione industriale dei prodotti agricoli, sia sul fronte del finanziamento. Quindi ha cominciato la cooperativa Mondragon, soprattutto si è consolidata poi alla lunga, mettendo in piedi una banca cooperativa. Come ci sono anche in Italia, solo che questa banca cooperativa è rimasta molto legata alle attività che hanno fatto, e si è organizzata come una specie di costruzione con dei nuclei di base che rimangono molto socialmente connessi, radicati al territorio, e poi con delle proliferazioni, per cui è diventata una multinazionale, ma con un'articolazione costantemente di base. Finanzia l'industria agroalimentare, organizza l'industria agroalimentare, organizza l'industria, ed è diventata una grande potenza. Con quote all'interno delle varie aziende, e con quote che sono rimaste più, diciamo così, più distribuite socialmente, per quello è ancora interessante come un caso di innovazione sociale. Noi abbiamo un consorzio che è assolutamente ancora più forte
di Mondragon, che però non viene utilizzato come esempio perché è diventato una grande corporation ed è il consorzio del Parmigiano Reggiano. Il consorzio del Parmigiano Reggiano più o meno ha un'origine Mondragon, ha un'origine tra l'altro di cooperativa tra allevatori e è diventato una grande impresa passando attraverso la creazione di banche, la creazione di consulenti industriali e così via, e oggi è una grande impresa capitalistica. E ha perso, ancora adesso ci sono dei nuclei di consorzio fatti da agricoltori che hanno la proprietà di un certo numero di vacche, però in realtà si è molto persa questo fondo cooperativo, che non si è perso a Mondragon. Allora, tanto per darvi degli esempi, che sono degli esempi dove però c'è molto business, c'è molto un intreccio tra il sociale e il fatto di avere un successo economico, e di avere un successo economico come un'azienda economica. Poi ci sono delle iniziative che invece sono di tipo diverso. Allora, la cosa interessante, è interessante perché è la cosa forse su cui è più interessante parlare con voi, è il problema di partenza. Perché il problema di partenza, e poi ci torneremo, è un problema di partenza che deve essere contestualizzato, cioè nel senso che bisogna capire come si creano questi problemi di deficit di socialità o di incapacità di risolvere dei problemi sociali e come questi possono entrare in un processo di successo di innovazione sociale. Poi dopo bisogna parlare degli attori coinvolti, chi è che può svolgere, chi è che svolge un ruolo di imprenditorialità, chi può essere l'imprenditore, quasi spesso coincide con l'ideatore, quasi sempre anche nel sociale, è un ideatore imprenditore, o c'è una divisione, c'è qualcuno che è più imprenditore e qualcuno che è più ideatore. Pensate all'idea di Facebook, chiaramente Zuckerberg era molto imprenditivo, ma non ne aveva le conoscenze tecniche, aveva qualche conoscenza tecnica, è stato capace di tenere insieme la cosa, ma era soprattutto un imprenditore. Quindi da questo punto di vista, anche nelle iniziative che restano innovazione sociale, ci vuole qualcuno che sia un imprenditore e che quindi faccia un po' il calcolo di sostenibilità economica, di sostenibilità sociale, di organizzazione dei fattori per cui si mette in piedi questa iniziativa, tenere i contatti con possibili finanziatori, possibili nuove persone da coinvolgere e così via, e gli altri partecipanti e beneficiari. L'idea poi di tutta una parte di attenzione verso le iniziative di innovazione sociale è che l'idea è di allargare la democrazia. Allora faccio una piccola parentesi, visto che restiamo insieme a lungo. Una delle cose, io faccio fare ai miei studenti sempre una tesina, e gli faccio, a un certo punto, a metà corso, discutiamo assieme e ognuno sceglie con fantasia un esempio. E nel corso di 2 anni fa uno studente mi ha detto: io voglio lavorare sul Movimento 5 Stelle. Perché secondo me c'è una base per discutere del fatto che il Movimento 5 Stelle è un movimento di innovazione sociale. Allora, come
voi capite dentro a una definizione vaga, ci può stare di tutto. Allora, se noi pensiamo che una iniziativa di innovazione sociale è anche un rinnovamento delle modalità di fare politica per cambiare la modalità di democrazia e coinvolgere in maniera diversa, di partecipazione e coinvolgere in maniera diversa la gente, si poteva fare una indagine sui 5 Stelle. Tra l'altro c'è una corrente di letteratura sociopolitica molto importante, che è stata completamente dimenticata, che ha lavorato sul partiti di forma sui partiti di massa, e che ha fatto vedere come i partiti di massa, diciamo così, allargano la democrazia, ma poi inevitabilmente si burocratizzano. E c'è questo famoso libro di un sociologo politico, uno dei fondatori della sociologia politica tedesca, tedesco, che però ha lavorato molto in Italia, che ha scritto il primo grande libro sulla socialdemocrazia tedesca, che è Robert Michels, che non è stato molto abbandonato perché è stato in Italia ed era abbastanza amico di Mussolini, quindi è stato tacciato di essere un fascista, ma che in realtà ha fatto una bellissima ricerca sul fatto che il Partito Socialdemocratico Tedesco inevitabilmente, nel momento in cui aveva successo, si burocratizzava e diventava un'organizzazione burocratica in cui gli interessi dei burocrati, dei funzionari di partito, entravano in tensione con gli interessi della classe operaia che il partito voleva rappresentare. Allora, dentro all'idea di Grillo c'era quella, dice, possiamo, che secondo me non ha letto Michels, però c'era l'idea di dire, sì, certo, la burocratizzazione dei partiti è una cosa terribile, e quindi i partiti non rappresentano più i loro elettori o i loro militanti, ma rappresentano questi interessi fortemente burocratizzati. Abbiamo una modalità di inventare, e lì c'è l'idea dell'innovazione sociale, di inventare un'innovazione delle modalità di far politica che possa evitare questo problema di burocratizzazione, e poi dopo lascio a voi vedere come sono andate le cose, cioè nel senso che probabilmente, non sappiamo oggi qualche cosa succederà, ma poi nel prossimo futuro, comunque in realtà queste modalità che sono più aperte, usando la rete, eccetera, usando le nuove tecnologie di far politica, hanno poi dei gangli di trasformazione. Quando tu hai successo e quando porti un sacco di parlamentari o hai un'organizzazione molto articolata, è difficile poi tenere il rigore dell'idea che rappresenti, diciamo così, i tuoi militanti che hanno degli interessi particolari e così via. Ecco, allora, questi sono i campi. Vi faccio vedere rapidamente, senza annoiarvi troppo, qualche definizione per capire che cosa hanno pensato gli accademici che lavorano sull'innovazione sociale, che di questo si tratta, sui campi di innovazione sociale. Allora, qui nel libro di Vicari e Mullert vengono definiti come socialmente innovative quelle iniziative dirette a contribuire all'inclusione sociale attraverso cambiamenti nell'agire dei soggetti e delle istituzioni. Allora, vedete che qua molto sottolineato il termine sociale. È molto sottolineato il termine sociale perché le iniziative sono delle iniziative che devono essere dirette a
modificare il campo, a contribuire a includere soggetti, alla inclusione sociale. Ora, questo è in parte ambiguo, perché è in parte ambiguo? Perché se voi pensate al nostro problema, al vostro anche problema, al vostro problema della disoccupazione giovanile, è chiaro che la creazione di occasioni di occupazione giovanile è comunque un campo in cui noi includiamo dei soggetti. Se noi moltiplichiamo, se noi creiamo delle occasioni in cui vengono occupati tanti giovani, abbiamo automaticamente, anche se ci facciamo tanti soldi, anche se è un imprenditore, ci faccia tanti soldi, però l'idea che questo imprenditore tanti soldi fa una nuova iniziativa che occupa 100.000 giovani, siamo molto contenti. L'effetto di inclusione sociale è molto forte. Poi dopo bisogna andare a discutere lì, non possiamo fermarci lì. Ho ripreso questa vecchia definizione di Donner e Fichera, che sono due studiosi sociali importanti in Italia, perché insistono sul fatto che l'innovazione sociale non è nuovo, non è necessariamente nuovo. Di solito si insiste sul nuovo, sulle nuove tecnologie, sulla novità, eccetera, eccetera. In realtà, lo dice, guardate che sono in realtà la innovazione sociale è qualcosa che l'area innovativa è qualcosa che crea, diciamo così, coinvolge un cambiamento importante nella vita, nella razionalità sociale e politica che coinvolge una delle popolazioni. E di nuovo abbiamo definito una strategia di innovazione sociale come una dinamica di integrazione tra tre obiettivi, e qui mettono insieme tre cose: soddisfazione di bisogni che non trovano risposte o che sono alienati o che non sono visti, addirittura che non sono considerati, perché alienati qui vuol dire questo. Allora, c'è un bisogno che si è creato, abbiamo tanti bisogni, ma c'è un bisogno che è stato creato, tra l'altro ci sono molti bisogni che sono creati proprio dalla dinamica del, e questo lo vedremo ancora poi, perché nel contestualizzare, dalla dinamica del cambiamento economico. È chiaro che, se volete paradossalmente, il passaggio da una società contadina a una società industriale cambia proprio l'interazione dei soggetti, che ad esempio nel momento in cui entrano in una società industriale sono pagati a secondo della loro produttività e non sono più protetti dalla comunità contadina, che pure gli dava una protezione molto basilare, molto povera, ma però se voi pensate, in una famiglia, nel momento in cui nascono i bambini, in una società industriale si crea un problema di come si possono ottenere delle risorse maggiori se i due coniugi che mettono al mondo i bambini, in realtà nel momento in cui mettono al mondo i bambini, hanno una minor capacità lavorativa. Automaticamente hanno una minor capacità, perché devono fare attenzione ai bambini, perché la donna resta incinta, deve andare in ospedale, perché il marito deve, se possibile, anche aiutare un po' a badare ai bambini, e da questo punto di vista all'interno del cambiamento economico questa cosa apre immediatamente una vertenza sociale. Apre una vertenza sociale: come si proteggono le famiglie con bambini in una condizione in cui si è pagati a seconda della propria efficienza, della propria produttività sul mercato. Quando in una società che non era più per niente contadina, il primo grande sociologo che ha studiato la povertà, che è questo signore che si chiama Rountree, che ha studiato la povertà,
a York all'inizio del 1900 e ha ripetuto la ricerca nel 1951, quando ha studiato la povertà all'inizio del Novecento a York, ha detto: guardate che tutte le famiglie dei lavoratori operai che nel momento in cui hanno dei bambini, fino a quando i bambini non vanno a lavorare, siccome queste famiglie in Inghilterra eccezionalmente, perché è un paese eccezionale, non c'avevano il retroterra agricolo, non avevano più il retroterra agricolo, non producevano più niente di agricolo, erano tutti urbanizzati, non avevano più i nonni in campagna e così via, queste famiglie diventano automaticamente povere. Perché siccome non c'è il welfare, non ci sono gli assegni familiari, non ci sono gli asili nido, non c'è il congedo di maternità, perché tutti questi sono dei problemi, sono delle innovazioni sociali, se volete, a quelle condizioni la famiglia resta povera. E dice Rountree che questo libro è bellissimo perché è così controintuitivo rispetto a quello che succede oggi, quindi ci dice come è interessante vedere dove sorgono i problemi storicamente e nei contesti, e ci dice: guardate che queste famiglie operaie hanno un solo momento nell'arco della vita della famiglia operaia in cui non sono in povertà. Comprano i mobili, qualcuno compra la casa, mangiano la carne. Ed è questo momento quando i figli sono dei teenagers, sono diventati, hanno 15, 16, 17 anni e vanno tutti a lavorare. Allora questa famiglia in cui ci sono per un po', fino a quando non si sposano, se ne vanno via, questa famiglia in cui gli ex bambini sono autonomi, vanno a lavorare, portano a casa un reddito, è una famiglia multireddito basso che però riesce a sopravvivere e riesce a sopravvivere abbastanza bene. Allora queste famiglie cominciano a comprarsi mobili, eccetera, eccetera, fare un po' di dote, e poi dopo, quando i figli si sposano, i genitori diventano vecchi, perdono il lavoro, non c'è la pensione. C'è ancora la pensione, quindi ritornano poveri. I figli si sposano, hanno bambini, comincia un nuovo ciclo di povertà, e questo momento in cui non ci sono stati dei problemi da risolvere con l'innovazione sociale si finisce. Pensate che in realtà nelle società consumistiche, nelle nostre società consumistiche, post-consumistiche, eccetera, in realtà il momento in cui ci sono più difficoltà per una famiglia di lavoratori a reddito medio, è il momento in cui i figli sono dei teenager, perché i figli teenager non lavorano, non trovano lavoro e sono dei consumatori, per essere integrati socialmente hanno bisogno di una certa risorsa. Quindi nell'ambito di due o tre generazioni si è passati da un profilo di vita di povertà in cui quello era il momento magico in cui si compravano i mobili, si mangiava la carne, eccetera, eccetera, si usciva dalla povertà, a un momento negativo in cui invece anche le famiglie che in realtà con il welfare sono andate abbastanza bene incominciano ad essere in difficoltà perché hanno i figli teenager che incominciano a non trovare lavoro, poi continuano e allora diventa ancora più grave. Ecco, ma voi vedete che in realtà questa individuazione dei campi in cui c'è bisogno di innovazione sociale è importante, è interessante e cambia nei diversi contesti e cambia nei diversi periodi storici. E questa è una cosa che dobbiamo assolutamente mettere a fuoco. Ecco, lascio...
Io tanto dopo questo ve lo lascio e voi tutti siete capaci di leggervelo, leggerete dopo. Questa è, il libro bianco sull'innovazione sociale da un'idea generale, ma abbastanza completa su come si intrecciano l'innovazione tecnologica, l'organizzazione dal basso, cioè tutti questi problemi come si mettono in moto sulla questione dell'innovazione sociale. No, sono tornato indietro. E qui il libro bianco vi dice, e questo è uno strumento che potete poi utilizzare per analizzare, diciamo così, le esperienze così come vi vengono in mente, o i campi che vi sembrano praticabili, in cui voi vedete l'idea che hanno il libro bianco è di avere sei momenti in cui si mette in moto un processo di innovazione sociale, in cui prima c'è un problema, prima di tutto questo non lo dicono, ma è ovvio, c'è un problema, c'è la disoccupazione giovanile, c'è la condizione particolarmente disagiata degli immigrati, c'è l'invecchiamento della popolazione e quindi l'idea che tutta una serie di anziani hanno dei problemi che non possono essere risolti direttamente dalla famiglia degli anziani a casa, e che è troppo costoso il ricovero permanente, quindi c'è dentro, ci sono tanti problemi, tanti problemi anche di svariati modi, c'è un aumento o una forte violenza sulle donne, come si può risolvere questo problema. Ecco, quindi prima c'è un problema, e ci sono dei problemi che sono più evidenti e dei problemi meno evidenti, ci sono dei problemi che sono più forti in alcune condizioni territoriali e che sono meno forti in altre condizioni territoriali, e lì ci sono poi tutto un'area in cui ci sono ispirazioni, diagnosi, suggerimenti, c'è gente che incomincia a organizzarsi, che incomincia a pensare. I primi due modi sono delle persone che sono più coscienti di questi problemi e incominciano a mettere in moto un processo per cui si consolida, diciamo così, un'esperienza. Poi ci può essere, questa esperienza può iniziare in via sperimentale, si può iniziare a mettere in moto una modalità e vedere se funziona o se non funziona. Quest'idea viene confermata che funziona, o viene si può perfezionare. C'è l'organizzazione e diffusione di questa modalità, più o meno, qualcuna si diffonde, qualcuna si diffonde meno, però non è meno importante, e tutto il sistema di riferimento può cambiare. E badate bene che io nella mia esperienza di chiedere ai miei studenti di lavorare su dei campi di innovazione sociale, ho trovato delle cose molto, che definirei io, che sono un po' conservatore, anche abbastanza bizzarre, no? Cioè, ci sono, ormai adesso ci sono tutta una serie di organizzazioni
turismo, usando gli strumenti della rete, per cui ci sono, la gente non prenota più un albergo, non prende più un albergo, ma va a casa di qualcun altro, e c'è questa organizzazione ospitalità e di scambio di ospitalità. Cui uno dice, va bene, adesso io voglio andare 15 giorni e cerco, c'è un sito dove ci sono tutte le specifiche, vedo se entro nelle specifiche di qualcuno che vuole ospitare qualcuno 15 giorni a Barcellona, e poi dopo io però mi rendo disponibile, però non per ospitare le stesse persone che mi hanno ospitato a Barcellona, ma per ospitare degli altri. E questo sito si organizza, e questa è una modalità, diciamo così, in cui c'è un'idea di... cioè un pezzo di idea di business. Questi che l'hanno fatto in realtà prendono una sì prendono sì questi prendono una membership perché hanno avuto l'idea per farlo, però l'aspetto sociale di questa innovazione è che tutta una serie di persone che in realtà non potrebbero viaggiare e avrebbero difficoltà a conoscere il mondo, a fare delle esperienze, con questo tipo di organizzazione fa delle esperienze e conosce il mondo. Uno degli ultimi compiti che ho corretto, che sono portato con me, invece è interessante dal punto di vista del fatto al nord e di cosa che lui dice ma non c'è al sud, e quando lo incontrerò per la correzione gli dirò non è vero che non c'è al sud c'è molto di più, ma è di un tipo diverso, questa esperienza che è stata molto forte negli ultimi anni a nord, che continua a essere abbastanza forte, di esperienze di autocostruzioni, di costruzione di casa da parte della gente che va a abitare nelle case, ma di autocostruzione, diversamente da quello che succede al sud, diffusamente, di autocostruzione, diciamo così, regolare, in parte finanziata dagli istituti, dall'ALER, dagli istituti di case popolari, fatta con tutti i criteri della pianificazione urbanistica, e in parte finanziata dai comuni. Allora questa è una cosa totalmente diversa da come è avvenuta e continua ad avvenire in parte l'autocostruzione al sud, in cui non c'è piano regolatore, uno incomincia, se voi adesso un po' in Puglia è un po' più controllata, ma se voi andate in giro in Calabria, ad esempio, vedete tutta una serie di case in cui c'è il piano terra finito e poi il secondo e il terzo piano impostati, cioè quando i nostri figli saranno grandi facciamo le altre parti di casa, ci sono questi spunzoni che escono, eccetera, eccetera. E quella lì non è la stessa autocostruzione. Questa è un'autocostruzione con dietro questa cooperativa, che poi dopo purtroppo è fallita, che ha avuto un ruolo molto importante, che si chiama Alisei, che ha garantito l'aspetto tecnico dell'autocostruzione, cioè ha messo a disposizione degli autocostruttori una serie di contratti per consulenze tecniche, per approvvigionamento di materiali di tecnologia molto avanzata a buon prezzo, e quindi da questo punto di vista, e tutto questo hanno fatto queste nuove case con tutti i criteri di economicità importanti, ma anche di avanzato livello
tecnologico. Ecco, allora questo per dirvi, se volete, questa è una modalità innovativa rispetto a un'autocostruzione spontanea, che è, diciamo così, quello che non si sa, ma c'è molto nel Mezzogiorno, l'autocostruzione spontanea. Quindi da questo punto di vista, in realtà questo però ha dato c'è dentro una forte partecipazione, per cui questi autocostruttori, diversamente da quello che può dire un autocostruttore, diciamo così, meridionale, che è orientato al benessere della sua famiglia, questi autocostruttori in realtà lavorano molto in cooperazione con altri, con altri nel senso di altri professionisti, quelli che gli danno le consulenze tecniche, e con i vicini di casa. Al posto è una attività per cui si crea una forte partecipazione di un intero gruppo. E quindi questo sottolinea, questo è un forte aspetto sociale, di coinvolgimento di un gruppo che ha tenuto duro su una pratica difficile, e ha tenuto duro è andata sulla costruzione. Ora, va bene? Siete, è abbastanza, o è troppo accademico? Va bene? Ecco, allora, la contestualizzazione. Allora, la contestualizzazione è la parte, diciamo così, più difficile, più importante, e è un po' il punto di partenza. Allora, bisogna capire dove si creano e come si creano campi di difficoltà sociale, e dove questi campi di difficoltà sociale, le risposte consuete di Stato e mercato sono insufficienti. Poi dopo, per carità, le risposte, molto spesso voi troverete degli esempi, ad esempio, che sono molto magnificati, di forme di innovazione sociale in cui in realtà la risposta viene dallo Stato. Non in Italia, sto scherzando, anche in Italia un pochino. Però quello che mi ha sempre colpito nel leggere questi materiali, materiali globali sull'innovazione sociale, è la figura mitica di questo sindaco di Cutiba, nel nord del Brasile, ha migliorato in una situazione difficile, in realtà con poche risorse, ha molto migliorato la situazione facendo degli interventi molto intelligenti di partecipazione dei cittadini, eccetera, eccetera. In realtà non so quanto sia eccezionale, lui sia veramente geniale e gli altri sindaci siano tutti un po' stupidi e così via, però lui ha molto cambiato, probabilmente ci sono anche state delle condizioni particolarmente favorevoli alla sua capacità di cambiare, cioè nel senso che probabilmente non c'era un grosso scontro sociale, probabilmente la popolazione era piuttosto omogenea, probabilmente non ci sono stati dei forti cambiamenti, quindi lui ha potuto contare sulla partecipazione delle persone e così via. Comunque le risposte consuete dello Stato sono insufficienti, ma a volte è il pubblico a mettere in moto dei processi di innovazione sociale su delle questioni importanti.
La questione è che noi abbiamo sempre i processi di mercificazione, i processi crescita delle società capitalistiche e delle società capitalistiche che poi sono tutte le società in cui c'è un incremento della vendita di merci, si aprono tutta una serie di problemi sul sociale. E qui l'esempio più chiaro, più drammatico, più chiaro è la Cina. Lo sviluppo la crescita molto forte dell'economia cinese sta producendo un deficit sociale in circa 200-300 milioni di lavoratori che si sono spostati dalle loro residenze in campagna a lavorare come lavoratori industriali in città. Questi lavoratori, spostandosi dalla campagna alla città, perdono quello che si chiama UQ, che è una specie di carta d'identità che dà luogo a una carta dei servizi sanitari, se volete, dei servizi di welfare, che dà luogo il permesso, gli dice, è una specie di carta d'identità che gli dà diritto a usufruire di un welfare di base, poi i bambini possono andare a scuola, loro possono utilizzare l'ospedale e così via. Ecco, loro possono farlo nel villaggio d'origine, perché ovviamente i servizi sono organizzati, per cui nel villaggio d'origine possono avere questi servizi. Nel momento in cui si devono spostare, perché devono andare a lavorare nella grande industria, anche il Partito Comunista Cinese, anche con la crescita economica così forte, non riesce a garantirgli, diciamo così, il trasferimento di questi diritti di welfare di base nelle grandi città. Quindi si apre una vertenza e dice: come fanno questi 250 milioni di lavoratori a risolvere il problema dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza della scuola dei loro figli, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di problemi in cui alcune modalità di innovazione sociale permettono di risolverli. Però, tanto per dirvi, guardate, la cosa più importante è che voi riusciate a capire che i processi di mercificazione, anche e forse ancora di più quando sono i processi di forte crescita economica, aprono comunque delle vertenze sul campo del sociale, aprono automaticamente delle vertenze sul campo del sociale. Queste vertenze vengono risolte, sono state risolte, cioè nel senso che le società sono cambiate. Quando Rountree ha fatto la sua ricerca nel 1951, la sua seconda ricerca a York sulla povertà, ha scoperto che in realtà nel frattempo era stato fatto il welfare di base inglese, era stato realizzato nell'immediato dopoguerra, negli anni 40, nel 42 è stato pubblicato il rapporto Beveridge, che è molto interessante da leggere per vedere come si risolvono i problemi sociali, come, diciamo così, anche lo Stato pensa di risolvere i problemi sociali, e soprattutto nel dopoguerra ha cominciato a funzionare il National Health Service, hanno cominciato a diffondersi, diciamo così, le coperture per i genitori, gli assegni familiari e così via, e da questo punto di vista hanno diffuso un buon sussidio di disoccupazione e così, quindi hanno risolto tutta una serie di problemi. E dice Rountree nel 1951, la cosa che la categoria di poveri che non è ancora scomparsa, che caratterizzerà, sarà il problema
che necessario di innovazione sociale, che però è stata un'innovazione istituzionale, non è stata un'innovazione sociale, che era ancora aperto negli anni 50 in Inghilterra, ma dappertutto, era le pensioni. Non c'erano ancora, il sistema pensionistico non era ancora generalizzato, non era ancora stato rafforzato. Nel momento in cui viene, e gli anziani erano, nel 1951, la categoria più diffusa di poveri erano gli anziani. Tutto lo sforzo istituzionale e tutta la spesa istituzionale, anche degli inglesi, ma per noi è stata addirittura era stata molto più forte, è stata di creare un sistema pensionistico che funziona e che ha dei problemi, ha sempre di più dei problemi, perché costa tanto, perché in realtà è squilibrato, perché ci sono delle pensioni troppo alte, ci sono delle pensioni troppo basse, ma comunque il sistema pensionistico è una modalità con cui si è risolta una questione sociale, o non si è risolta, prendono delle altre. Ecco, e quindi una volta individuato questo, si individuano le modalità secondo cui, una volta presi i problemi, si lavora sulle modalità su cui possono innestarsi delle forme di innovazione sociale. Ecco, allora, quello che vi ho appena detto è piuttosto questo. Allora, dal punto di vista dell'individuazione dei problemi, dobbiamo vedere qual è l'impatto dei processi di mercificazione in un determinato contesto, quali sono le modalità di risposta istituzionale, quello che chiamavano consueta, quelle risposte consuete che dà Stato, mercato, ma le famiglie anche, come gestiscono le famiglie le loro risorse per rispondere ai problemi dei processi di mercatizzazione. Come le ad esempio in Italia, se voi pensate, le famiglie hanno risposto alle trasformazioni socio-economiche degli anni 70, 80, 90 e ancora attuale, hanno risposto, diciamo così, allungando la coabitazione dei giovani con i loro genitori. Allungando molto la coabitazione dei giovani con i loro genitori. Non è che dice, la tradizione italiana. Non è la tradizione italiana, non è mai stato così. Insomma, no, certo, è, se volete, c'è la tradizione contadina ancora. Certo, nella tradizione contadina nessuno lasciava la famiglia contadina. Pensate che i patti agrari più diffusi, più al nord che al sud, erano i patti di mezzadria. I patti di mezzadria erano particolarmente dinamici, sono stati particolarmente dinamici nei processi di cambiamento dell'agricoltura in quasi tutti i paesi europei, ma soprattutto nell'Italia settentrionale. I patti di mezzadria la loro logica era che si impegnava il mezzadro e il proprietario, si impegnavano a investire in quote uguali sulla terra, ma a investire. Dicevano, guardate, qui ci sono gli olivi, gli olivi vanno curati bene, e allora per curare bene gli olivi bisogna ogni anno spendere un tot, bisogna rinnovare quelli che muoiono, bisogna migliorarli e così via. Allora, c'è un investimento da fare, lo facciamo metà per uno, ma il padrone è spaventato, dice sì, facciamo metà per uno, ma qui, siccome dipende molto da quanto riescono a lavorare i contadini, noi nel patto di mezzadria c'è un patto quasi di schiavitù, per cui tutti i membri della famiglia devono restare sui campi.
cioè come nella servitù della greba. Nel momento in cui qualcuno vuole andare via, si rompe il patto di mezzadria. Poi ci sono state delle sistemazioni, perché a volte si è permesso a qualche giovane di andare via, ma questo ha, ad esempio, ha caratterizzato la diffusione della mezzadria, ha caratterizzato ad esempio il fatto che là dove c'erano molti contratti di mezzadria, come in Veneto, sono emigrate le intere famiglie, non sono emigrati solo i giovani, ma sono emigrate in Australia o nel Nord America tutte le famiglie agricole, perché nel momento in cui andava via un pezzo di famiglia, andavano via dei giovani, si rompevano i patti in mezzadria, il resto della famiglia non funzionava più. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo prendere in considerazione che cosa succede in tutte le risposte possibili ai cambiamenti dovuti e chiaramente il sistema familiare dà una risposta. Questa risposta ha degli effetti. Allora, una delle cose che si è detto di più è che questa risposta nel Mezzogiorno cosa ha comportato? Ha comportato che il fatto in tutta Italia ha comportato che i giovani adulti fossero meno poveri di quanto erano i giovani adulti alle stesse condizioni di disoccupazione o di cattiva occupazione in altri paesi dove convivevano meno con i genitori. Cioè la coabitazione con i genitori ha comportato che i giovani adulti erano più protetti e quindi non vivevano da soli, e quindi essendo più protetti erano meno poveri dei loro coetanei in condizioni diverse. Però ha comportato il fatto che la povertà si è diffusa a livello familiare, si è familiarizzata. Cioè nel senso che quelle famiglie che hanno dovuto sostenere molto, che avevano molto poche risorse, che hanno dovuto sostenere bambini e giovani adulti che non trovavano lavoro, sono diventate povere tutta la famiglia. Si è estesa a tutta la famiglia la loro povertà. Quindi si sono aperti dei problemi di povertà familiare, se volete. Ecco, quindi da questo punto di vista questa dinamica crea dei campi di deficit sociale e in cui si possono vedere delle soluzioni di innovazione sociale. E si possono vedere delle soluzioni di innovazione sociale che possono anche essere messe in moto dal basso, che possono, diciamo così, che si possono vedere al basso. Voi potete trovare oggi, ad esempio, sempre di più, se voi leggete i giornali, ci sono dentro alla crisi economica e all'impatto della crisi economica, alla risposta della crisi economica, quindi alla diffusione delle difficoltà, ci sono delle nuove forme di organizzazione di mutuo aiuto. Allora, quindi ci sono tra l'altro delle forme di organizzazione di mutuo aiuto di tipo, se volete, tecnologicamente avanzato, in cui la gente si contatta attraverso le reti, in cui si trovano, ad esempio, questi gruppi di autoconsumo solidale. Sono straordinariamente interessanti, questo si sta diffondendo un po' dappertutto, sono senz'altro dei campi di innovazione sociale in cui è un legame diretto tra il produttore agricolo e i consumatori, in cui tra l'altro l'idea innovativa del legame diretto tra produttori agricoli e consumatori sta nel fatto che per venire incontro anche
alle esigenze del produttore agricolo, che a un certo punto dice, c'è un momento in cui c'ha tanti cavoli o c'ha tante rape e nessuno le vuole, eccetera. E l'idea è che questi gruppi di consumo ricevano un pacchetto standard in cui ci sono dentro magari anche si può scegliere, non è che è completamente, ma in cui ci sono magari i cavoli e le rape, se non vogliamo molti cavoli e molte rape ci mettiamo d'accordo con un vicino di casa che ama di più i cavoli e le rape e scambiamo cavoli e rape con arance e limoni e così via. Quindi da questo punto di vista si crea tutta una rete di consumo molto intensa e anche un po' diversa da quello che, diciamo così, esisteva in passato. Ci si organizza molto attraverso, si usano molto le nuove tecnologie e si usa molto, diciamo così, trovare delle soluzioni innovative, intelligenti per risolvere i problemi delle diverse parti sociali. Qua dentro ci sono i contadini e ci sono che hanno l'esigenza di vendere la loro produzione di cavoli e non è che possono a un certo punto dire vabbè adesso non lo faccio perché c'ho troppi cavoli eccetera eccetera e l'esigenza della popolazione è non mangiare sempre cavoli. Quindi da questo punto di vista e l'innovazione sociale è data un po' da quest'idea. Ma, e qua passerei molto, in realtà l'area attualmente più fertile per capire i problemi che si creano dentro alla trasformazione nei paesi industriali avanzati ovviamente è riflettere un attimo su che cosa significa la crisi di quello che un famoso sociologo economista danese ha chiamato il welfare capitalism. Allora è molto interessante questa storia del welfare capitalism perché nessuno ha notato che mettere insieme i due termini welfare e capitalism è come mettere insieme due cose opposte. Perché, come abbiamo appena detto, se è vero che i processi di mercificazione, capitalism, creano un deficit di protezione sociale, creano un deficit di welfare. Quindi, se volete, il capitalism è anti-welfare e il welfare è, sotto alcuni aspetti, anti-capitalism, è una modalità di rispondere al capitalism. Però è vero che c'è stato un periodo storico in cui a determinate condizioni, che non vi annoio per dirvi quali sono, che sono diverse, ma nei paesi industrializzati, c'è stata una combinazione per cui le istituzioni e i mercati, quindi c'è stato un momento in cui i problemi che alimentavano l'innovazione sociale dal basso sono stati minimizzati. Perché? Perché quei problemi sociali che si aprivano, l'esigenza di aumentare le pensioni, l'esigenza di aumentare l'assistenza sanitaria, l'esigenza di far crescere la scolarità della popolazione, eccetera, queste trovavano una risposta, diciamo così, consueta dalle istituzioni, dello Stato e dalle istituzioni del mercato. In misura diversa nei campi diversi, in Europa ha risposto più lo Stato e nel modello americano fordista delle grandi corporation hanno risposto di più le grandi corporation. La differenza, il fatto che non ci sia l'assistenza sanitaria nazionale negli Stati Uniti d'America, solo adesso stanno tentando disperatamente di farla, è dovuta molto al fatto che le grandi aziende
hanno potuto proteggere i loro lavoratori. E badate bene, hanno potuto proteggere i loro lavoratori anche quando non erano cittadini. E questo è stato fatto soprattutto perché anche quando uno era un immigrato, e era un immigrato che pur essendoci lo ius loci non era nato in America e quindi non aveva diritto immediatamente alla protezione, quando diventava un lavoratore della Ford, questo lavoratore veniva protetto. Aveva diritto ad avere l'assistenza sanitaria, i bambini andavano a scuola, avevano un buono famiglia fatto dall'impresa. Quindi da questo punto di vista, in questa combinazione particolare, una combinazione in cui però c'erano tante risorse, c'era una forte concentrazione della crescita economica e del controllo delle tecnologie industriali da parte dei paesi industrializzati, questa modalità ha permesso di risolvere i problemi. Quindi noi siamo, se vogliamo, in una fase storica in cui si aprono delle vertenze sociali molto forti, perché invece le modalità di risposta che avevano le istituzioni del mercato dello Stato nel periodo fordista non ci sono più. E perché la società non ci sono più, sia perché non ci sono più le risorse, sia perché la società è diventata molto eterogenea. E questo deve essere il campo di partenza. Un campo di partenza in cui noi capiamo i problemi è che noi abbiamo una società particolarmente eterogenea. E particolarmente eterogenea è dove la capacità ricomporre le forti divisioni che c'erano in passato non ci sono più. Badate, è però importante in questa visione non essere nostalgici, non dire quella sì che era una bella società in cui lo Stato e il mercato risolvevano tutto. Quella era una società molto divisa, una società che in realtà noi non sopporteremmo più, non sopporteremmo più una società in cui la grande maggioranza delle donne non lavora. Non sopporteremo più una società in cui, guardate, tutte le società industriali avanzate, non è che c'erano quelle più brave e quelle meno brave, in tutte le società industriali avanzate, fino agli anni 60, la scolarizzazione delle donne era di 20-30 punti inferiore a quella degli uomini. Oggi la scolarizzazione delle donne è dovunque, anche nell'Italia meridionale, è superiore a quella degli uomini. Nell'Italia settentrionale, come in molta parte dei paesi a forte industrializzazione e a forte industrializzazione di base, la scolarizzazione delle donne è 20 punti più alta rispetto a quella degli uomini. Semplicemente perché in tutti i distretti industriali i figli maschi vengono tirati fuori da scuola per andare a lavorare nelle piccole industrie, fino a quando non c'è stata la crisi, nelle piccole industrie fin da giovani. E badate bene che questo è coperto, diciamo così, sociologicamente, da un discorso dei genitori, sempre. Era un discorso di socializzazione dei genitori quando c'era una bassa scolarità femminile, era di dire guardate, no, è inutile che tu vai a scuola perché tanto devi sposare e devi fare un buon matrimonio, non hai bisogno di competenze lavorative e quindi perché dobbiamo spendere i soldi per mandarti a scuola. È ancora più subdolo adesso nei distretti industriali il discorso che si fanno ai giovani maschi. Dice, tu vai male a scuola, perché tanto non ti interessa. A te interessano più le macchine e non ti interessano queste cose. Sono cose per tua sorella. Ecco, allora questa cosa che
adesso io sto esagerando, però questo discorso che è particolarmente diffuso, si riflette poi ovviamente, è una profezia che si autoavvera. Se a un ragazzino gli dite sempre, poi il ragazzino ribelle diventerà il primo della classe, il ragazzino maschio ribelle che dice ma no, mi dici così, no, ti faccio vedere io che sono più bello. Però sono rari i ragazzini ribelli, i ragazzini normali poi andranno veramente male a scuola, quindi ci sono le profezie che si autoavverano. Però ecco, noi questo tipo di società che era particolarmente divisa, in cui le donne facevano tutte le casalinghe, in cui non c'era una scolarizzazione, non c'era un discorso sulle pari opportunità, eccetera, eccetera, non ci piace più. Ecco, quindi, e in cui la società è molto omologata, non ci piace più. Come non ci piace più un tipo di lavoro fortemente alienato e fortemente disciplinato nella fabbrica. Non piace più nemmeno agli operai della Fiat il lavoro alla catena di montaggio. Le catene di montaggio sono quasi tutte scomparse. Le catene di montaggio erano uno strumento di omogenizzazione, però, di cui non siamo affatto nostalgici, perché era una specie di incubo, una specie di alienazione, ma erano una modalità con cui il lavoratore con una formazione tecnica modesta era equiparato e entrava in un collettivo di lavoro in cui riusciva a essere parte di un processo di alta produttività, e senza dover imparare tante cose, imparare solo a fare un'operazione, diciamo così, standardizzata. E chiaramente, se io invece devo fare l'automobile con un robot, intanto non c'è quasi più il lavoratore che si sporca le mani. Ci sono molti lavoratori che controllano il processo di automazione, che devono regolare, lavorare al computer, regolare la modalità in cui lavorano le macchine, e ovviamente ci piace di più questa modalità di lavorare, anche perché dà al lavoratore una sua importanza più grossa. Questa modalità di lavorare però è una modalità per meno lavoratori, ad esempio. Ecco. Allora, quindi c'è questo cambiamento sociale importante, per cui è chiaro che ci piace di più lavorare, produrre le macchine al computer, con la robotica, eccetera, eccetera, che non alla catena di montaggio. Ma la catena di montaggio a Torino, la fabbrica della Fiat Mirafiori a Torino, prima della grande trasformazione degli anni 80, aveva 80.000 lavoratori. La fabbrica, era una fabbrica, questo edificio di Mirafiori, grosso, cossetto, però aveva dentro 80.000 lavoratori, adesso ne ha 5.000. Allora, pensate alla la grande trasformazione che c'è stata. Ci fermiamo un attimo? Allora, chiedetemi delle cose. No, adesso ho messo una nuova slide sull'Italia. Secondo lei arriveremo al punto in cui anche l'istruzione non servirà più? Perché diciamo, il feedback che abbiamo noi oggi è quello che magari il ragazzino ribelle, che diventa primo della classe, poi ad un certo punto si laurea, non trova lavoro e il fratello non ribelle che sta in fabbrica porta a casa lo stipendio. Quindi diciamo, tra qualche generazione ci sarà magari l'idea di dire ma forse studiare non è più una garanzia come nel passato di avere un posto di lavoro migliore, magari ti porta a non averlo proprio il posto di lavoro, cioè diventa quasi una penalizzazione il fatto di essere più istruiti, perché si va nel mondo del lavoro più tardi, si hanno meno competenze pratiche.
Guarda, la risposta è ancora tutto l'opposto. Allora, ancora l'istruzione paga. In Italia paga poco, ma paga poco perché l'Italia ha una struttura produttiva fatta in una modalità particolare. Poi dopo, chiaramente, c'è quello che è poco scolarizzato e che ha successo. E c'è quello che è molto scolarizzato e che ha poco successo. Però quasi sempre la scolarità paga e soprattutto in realtà nel lungo periodo la scolarità paga. Poi, ma secondo lei sarà ancora così? Secondo me sarà ancora così. E questo è dovuto al fatto che la nostra modalità di costruire la società è molto legata, diciamo così, alle nostre conoscenze. Allora, ha tutta una serie di conoscenze. Ora, è chiaro che noi le dosiamo male queste conoscenze, c'è una modalità nei nostri sistemi scolastici, non solo quello italiano, ma tutti i sistemi scolastici ci dosano male le conoscenze. Però guardate che in realtà nel nostro modo di essere, la modalità di fare, diciamo così, di vivere bene, è molto legata a tutta una serie combinata di conoscenze di cui alcune non di alcune conoscenze le conoscenze tecnologiche senz'altro servono, e chiaramente servono fin da bambini. Ci sono delle cose straordinarie, perché ad esempio adesso i bambini piccoli imparano subito il touchscreen. Allora, tutte le volte che vedono una televisione vogliono cambiare pagina. Allora, adesso, per dirvi, però quella cosa il bambino piccolo che incomincia il touchscreen si forma una mentalità operativa che poi dopo, se ben usata, gli permetterà di avere delle conoscenze molto forti, molto più in là. Un'altra delle questioni è che è il multilinguismo, che noi non ci rendiamo conto di quanto questa cosa sia importante. Uno dei miei colleghi, che abbiamo festeggiato perché è andato in pensione recentemente a Parigi, è uno dei sostenitori di un programma multilinguista come il programma dell'Europa. Dice, per fare l'Europa è molto importante avere la conoscenza di tante lingue, e non solo dell'inglese, non l'italiano e l'inglese. In realtà bisogna cominciare, perché questo ti dà la capacità di comunicare e di interagire con delle popolazioni diverse. Quindi da questo punto di vista, di nuovo, è un ambito conoscitivo che ti dà delle possibilità molto forti. Adesso, sempre nell'idea delle caricature, dei miei collaboratori hanno fatto questi studi sulla Brianza, in cui veniva fuori che come in Brianza era esasperata questa divisione di genere sull'educazione, per cui i piccoli imprenditori brianzoli, quelli che producono i mobili, insistono molto, i figli, tu vieni a lavorare nell'impresa perché tu sei capace, tu maschio, sei capace di far andare le macchine, e sei molto bravo, eccetera eccetera, la scuola non ti serve a niente. E queste imprese sono delle imprese, intanto, va bene, intanto funzionano, e questa loro idea che i maschi sono capaci di far funzionare le macchine e le femmine non sono capaci è sbagliata, loro non se ne accorgono. Allora, in una intervista
questo piccolo imprenditore dice alla moglie: quando hai finito di lavare i piatti, vieni a sostituirmi alle macchine, perché io devo rilasciare questa intervista, che significa che la moglie è capace di muovere le macchine, tanto per incominciare. Poi creano queste situazioni in cui loro investono per mandare le figlie a studiare all'università, le figlie vanno bene, si laureano alla Bocconi, diventano dei manager, guadagnano un sacco di soldi e non tornano più in Brianza. I figli maschi non sono andati a scuola, non possono promuovere l'innovazione di business, non l'innovazione sociale, l'innovazione di business, perché non hanno sufficienti conoscenze per l'innovazione di business, sì, un pochino hanno imparato a usare i computer e le cose, però non sono andati a scuola molto, quindi non hanno imparato bene l'inglese, non hanno imparato bene l'economia, non sono capaci, le loro sorelle non li vogliono più vedere e soprattutto non vogliono più sposare i loro, perché il matrimonio è molto... Quindi cosa succede? Succede che questi piccoli imprenditori, giovani piccoli imprenditori leghisti, che sono un po' ignoranti e poi e si debbono per forza sposare delle ragazze straniere, perché siccome non le loro coetanee locali sono tutte manager della Bocconi, non è vero, sono andate via e non tornano più, e loro per forza e le loro imprese vanno maluccio, perché in realtà vanno bene quelle imprese in cui tornano dentro delle capacità innovative tecnologiche, capite? E di conoscenza, perché è vero che la nostra società è una società della conoscenza, ed è vero che se volete la nostra crisi attuale dell'Italia è una crisi di incapacità di uso della conoscenza. Gli altri paesi vanno meglio perché usano meglio le conoscenze, e gli altri paesi vanno meglio e noi dobbiamo tentare di usare meglio le conoscenze, quindi dobbiamo anche essere più capaci di rimettere nelle piccole imprese tutta una serie di attività conoscitive che abbiamo portato. E l'innovazione sociale è anche questa, è anche la capacità di trasferire nelle imprese tutta una capacità di conoscenza più alta. Guardate, una delle cose più in fondo belle di quello che è successo in Italia è che la vinicoltura, la produzione di vino, si è trasformata negli ultimi 15 anni soltanto perché i proprietari dei vigneti hanno dovunque, in tutta Italia, hanno immesso delle capacità conoscitive imprenditoriali enormi nella loro produzione di vino. Questa è la situazione stimolo che li hanno? Beh, la situazione stimolo era che erano molto bloccati e probabilmente erano poco redditizi. Allora io, una delle cose che mi ha meravigliato di più... intanto guadagnavano, non è che i grandi produttori, tra l'altro sono quasi tutti grandi, medio grandi produttori di vini. Poi c'è stata sempre di più la scolarizzazione anche dei loro figli, c'è stata la diffusione c'è stata una formazione di tecnici enologi molto forti, soprattutto nelle regioni del nord-est. La grande capacità di approfondire la scienza enologica è maturata, diciamo così, nelle Tre Venezie soprattutto. Da lì però si è diffusa dappertutto, io credo si è diffusa in Puglia, si è diffusa in Sicilia, e lì servono conoscenze per diventare, bisogna avere delle capacità
enologiche molto avanzate, per cui bisogna mescolare le qualità di uva, decidere quali sono, poi bisogna avere una capacità di marketing, e una capacità di marketing rivolta verso l'estero, quindi una capacità di sapere che vino bevono in Germania, che vino possono, vogliono bere in Cina oggi. Quindi da questo punto di vista, però se voi andate a vedere i padiglioni delle regioni italiane a Vinitaly a Verona, trovate che i pezzi di meridione sono straordinari. Se voi andate nel padiglione della Sicilia, sono delle cose eccezionali. Io ho fatto per 20 anni il professore all'Università di Messina e mi piacevano i vini siciliani e ho conosciuto i vini siciliani, però adesso sono straordinari, cioè nel senso che, per carità, il Re Galeale e il Corvo erano buoni anche 20, 30 anni, 40 anni fa, però in realtà adesso sono eccezionali e adesso sono conosciuti in tutto il mondo. Allora, se tu dicevi che il Re Galeale, anche in Italia ti guardavano se tu fossi pazzo, che a Milano non tornavi, ti dicevano. Invece adesso sono molto diffusi. Allora, questo dentro c'è di nuovo, ci sono dei pezzi di come si... Adesso l'innovazione non è sempre sociale, questa è stata un'innovazione imprenditoriale. E la cosa interessante è stata, ad esempio, e questo io non è che l'ho studiato, non vi posso dire niente, ma una delle questioni è che probabilmente nelle imprese, soprattutto siciliane, produttrici di vino, la mafia non è intervenuta, non era interessata, forse perché il vino rendeva meno, non rendeva abbastanza da andare a intervenire su un po', era fortemente controllata dalle famiglie aristocratiche che erano molto cosmopolite, erano andate a vivere in Inghilterra, eccetera, ed erano difficili da controllare o da ricattare. E un po' perché probabilmente la produzione di vino è stata a lungo poco redditizia. Di sussistenza, quindi, sì, un po' di sussistenza, un po' rendeva poco, dava il 5%, eccetera, dava non delle cifre. Molto diffusa. Ho capito, ma questo sta riguardando anche l'olio, ad esempio. Sì, ma voglio dire, c'è stata una volontà in questo senso. Sì. A livello regionale, a livello nazionale, sicuramente una volontà politica, forse probabilmente di fare dei corsi di formazione specifici. Io ho l'impressione di no. Io ho l'impressione che non c'è. La formazione arrivata. No, si facevano nelle facoltà pubbliche, ma le facoltà pubbliche sono sempre esistite. Solo che se crescono gli iscritti, una formativa precisa, diciamo, specifica, che ha prodotto efficace a questo punto. Ha incominciato a produrre una crescita della qualità enologica e del marketing del vino nel nord, e poi però si è rapidamente diffusa nel sud. Io, che sono uno che teorizza sempre le differenze nord-sud, devo dire che su questo sono piacevolmente colpito, cioè il sud è arrivato subito agli stessi livelli del nord, e questo sta succedendo anche nell'olio, nelle produzioni d'olio, tanto per dire la vostra zona, cioè nel senso che c'è tutta una serie di riversamenti tecnico-conoscitivi
non solo tecnico conoscitivi agrari, ma tecnico conoscitivi di marketing, tecnico conoscitivi legati all'uso di internet e così via, e questo sta cambiando la qualità del prodotto, il prodotto è di qualità molto alta, e questo viene dalla conoscenza, e viene dalla conoscenza, e questo ha portato a profitti molto alti. Pensate, nella crisi il settore agroalimentare regge benissimo e continua a crescere di produttività. Il settore agroalimentare più orientato verso la conoscenza, miglioramento del prodotto, controllo dei mercati, uso dei mercati esteri, crescita dei mercati esteri, e questa cosa qui è eccezionale. Cioè, questo si può dire che si sta verificando quasi un ritorno a, come dire, a passare, nel senso che sto vedendo, leggendo un articolo, che sta succedendo quasi una nuova evoluzione nel settore privato, agricoltura, agricoltura, piccola artigianale. C'è stato sicuramente un cambio di rotta verso il prodotto. Questo però non è un ritorno, è un ritorno diverso, c'è dentro molta più conoscenza, molta più capacità di interagire con i mercati e molta più capacità di inventare. Per esempio, una delle rivoluzioni, che non si può dire che è un'innovazione sociale, ma è stato l'agriturismo. Per esempio, l'idea dell'agriturismo ha, diciamo così, messo assieme queste due cose, diciamo così, promuovendole entrambe. E poi tutto il cambiamento qualitativo sul cibo, sia l'organico, sia le modalità di fare, diciamo così, ristoranti più raffinati. Se pensate quanta conoscenza e interazione c'è, se voi leggete, diciamo così, le esperienze dei chef giovani, questi chef giovani è gente che studia, non è spontaneo, non è tradizionale. Poi dopo magari dice, questo lo faceva mia nonna, così sì, faceva la sua nonna, ma non così. Lui ha cambiato perché è stato in Australia, è stato a Londra, è stato a New York, eccetera, eccetera, e quello che faceva sua nonna lo fa in maniera diversa e diventa una modalità di fare un'impresa che rende. Quindi, però dentro c'è una forte spinta conoscitiva, e secondo me quello che il nostro difetto è che, essendo, diciamo così, costruiti su un ritorno più basso della conoscenza, soprattutto perché fino a oggi le piccole imprese hanno molto resistito rispetto alla base conoscitiva. Tra l'altro, in realtà, una delle questioni tipiche della Brianza è che la piccola impresa, non solo in Brianza, è molto allergica il nemico della piccola impresa non sono i lavoratori o lo Stato, sono i manager. L'idea è che sono i manager. Beh, se la piccola impresa piccola, perché vuole rimanere tale. Perché vuole rimanere tale, vuole rimanere familiare, perché vuole rimanere tradizionale, così. Allora, invece, una delle innovazioni di business più importanti è quella di dare, diciamo così, una base di management collettivo, di creazione di mercato, di marketing collettivo alle piccole imprese. Una, se volete, un'innovazione sociale, ma di business, è quella di, diciamo così, creare dei servizi promozionali per le piccole imprese. Permettere di creare dei servizi promozionali con tanta conoscenza, che però sia al servizio della piccola impresa.
quindi che rompa la barriera di cui la piccola impresa dice no, la conoscenza non mi interessa perché io voglio la famiglia, non voglio la conoscenza, e spingere la conoscenza dentro ai sistemi di piccola impresa e dentro ai sistemi anche agricoli tradizionali. Ecco, secondo me una delle la cosa che mi meraviglia di più e che forse promette qualcosa in questo paese è diciamo così, alcuni campi di produzione tradizionali come si sono modernizzati alla svelta e in silenzio. Se vogliamo non ci se ne è accorti, si è passati da una dimensione, ad esempio nei produttori di vino, ha una dimensione totalmente diversa. Adesso chiaramente l'Italia è il più grande produttore mondiale di vino, e soprattutto trainato dalla crescita del Mezzogiorno. Ma questo è sorprendente. E uno dei campi innovazione più interessanti, se volete, che è molto più difficile da attivare perché ha sempre bisogno appunto della compatibilità con l'economia e con le istituzioni, e le istituzioni, malgrado tutto, sono sempre le istituzioni pubbliche, sono sempre sfavorevoli, è quello diciamo così, di modificare radicalmente il rapporto tra conoscenza e lavoro, e quindi tra la scuola e le modalità lavorative. L'idea, ad esempio, della riforma della precedente riforma dell'università aveva l'idea di creare tutta una serie di stage, di occasioni, e queste sono state o sfruttate dalla scuola per non fare niente, per risolvere i problemi più facilmente, per fare delle cose insensate, eccetera, oppure sono state sfruttate le imprese per prendere dei giovani a lavorare grazie, a fare fotocopie grazie, poi buttarli via. Ecco, allora questa cosa qua è di nuovo qualcosa che ha bisogno di innovazione sociale perché blocca il cambiamento. Servirebbe invece una cesura più seria. Una cesura più seria rende tutta l'economia più intrisa di conoscenza, e la conoscenza, diciamo così, più favorevole all'esperienza. Quindi da questo punto di vista questi campi sono dei campi in cui adesso stanno nascendo tutta una serie di iniziative di innovazione sociale particolarmente interessanti. C'è dentro l'esperienza. Ci sono ancora domande? Allora, vi dicevo che in linea di massima l'area più interessante, estesa, poi dopo tutte le aree sono interessanti, vedremo dopo qualche idea su altre aree che possono interessare, magari tentiamo di pensare all'impianto locale, al sud, eccetera. Ma le aree più interessanti oggi sono queste aree che sono aperte dal cambiamento nel sistema di welfare. E sono aperte dal cambiamento nel sistema di welfare per queste due ragioni: che ci sono risorse non più crescenti, e una domanda sempre più forte perché le società sono più differenziate. Quindi c'è una società che ha più bisogno, con dei bisogni più differenziati,
che ha una e che ha una forte domanda, in cui l'idea è che con meno risorse bisognerebbe dare più copertura, perché in realtà ci pensa l'innovazione sociale. Ecco, questo è difficile da mettere in piedi, perché è difficile pensare che l'innovazione sociale, che in realtà l'organizzazione della popolazione, il terzo settore, le nuove iniziative, le famiglie, possano supplire a quello che non possono fare le grandi imprese e lo Stato. Allora, da questo punto di vista c'è tutta un'area, diciamo così, di tensione, in cui non sempre funziona l'innovazione sociale. Però è vero che tutta una serie di iniziative possono partire dal basso, o possono partire da delle forme di cooperazione per rispondere a determinati bisogni, e possono in realtà funzionare, soprattutto perché ci sono degli attori particolarmente bravi per farle diffondere, e fino al punto in cui le istituzioni sono in grado di sostenerle. Allora, si può pensare, non sono sopravvissute a lungo, ma ad esempio dentro la sperimentazione che c'è stata in Italia del reddito minimo di inserimento, che è stata fatta alla fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000, poi dopo è stata interrotta dal governo Berlusconi quando è subentrato nel 2001. Però ci sono state tutta una serie, e intanto il reddito minimo è stato fatto quasi esclusivamente nel mezzogiorno, e per mettere in moto dei contratti di inserimento, ad esempio per quanto difficile, le istituzioni pubbliche e le famiglie e le associazioni, il terzo settore, si sono inventati delle pratiche di innovazione sociali che sono interessanti, che poi sono finite, ma che si possono riprendere. Un esempio che faccio sempre io è l'area in cui si è sperimentato di più il reddito minimo di inserimento è stata la città di Napoli, perché a un certo punto il governo Prodi aveva immaginato di coinvolgere una serie di aree nel nord, nel centro e nel sud, ma soprattutto nel sud, per sperimentare, e tra queste aree aveva deciso di prendere Napoli. Però Napoli era assolutamente, per fare un esperimento con risorse limitate, era troppo grande, e allora aveva deciso di prendere un quartiere. Era successo, l'ira di Dio, e hanno deciso, va bene, prendiamo tutta Napoli e tenteremo di farlo a un livello di sostegno più basso, ma di darlo a tutta Napoli. Il reddito minimo di inserimento è l'idea che si dà un sostegno alle famiglie povere. In questo caso si è dato solo a Napoli, soprattutto si è dato solo alle famiglie molto povere, alle famiglie che avevano un deficit di reddito molto grande, e che possibilmente, non è sempre il caso, perché non si riesce ad arrivare, se là dove è si riesce a trovare una modalità, si dà
il sostegno e si chiede alla persona che lo riceve di firmare un contratto di inserimento in cui va a scuola, fa un training per ottenere un lavoro, si attiva per ricomporre l'unità familiare. In molti casi di famiglie del Mezzogiorno è stato chiesto alla famiglia di mandare i figli alla scuola dell'obbligo mentre non li mandavano, dice sì, vi diamo il sostegno, ma dovete garantirci che mandate i figli, che cosa possiamo fare per aiutarvi a mandare i figli alla scuola dell'obbligo, eccetera, eccetera. E queste cose hanno, in linea di massima, in qualche caso hanno funzionato. Una delle cose più interessanti è stata che è un'area, diciamo così, secondo me molto interessante, di attivazione dell'innovazione sociale un po' dal basso, un po' con l'aiuto dell'istituzione, è stata questa quest'idea di fare degli asili nido di mamme. Allora l'associazione dei quartieri spagnoli ha detto a queste signore che chiedevano, a queste famiglie in cui chiedevano il sostegno, ha detto va bene, vediamo questo sostegno, ma voi avete dei bambini piccoli, non li mandate all'asilo perché non avete le risorse per andare all'asilo, poi non trovate nemmeno il posto, noi vi aiutiamo a creare un asilo in cui vanno i vostri figli e anche figli di altre signore che non partecipano, e voi fate le operatrici di questo asilo in cui ci sono i vostri figli e anche altri figli. Per fare le operatrici di questo asilo però avete anche un parziale processo di professionalizzazione come operatore degli asili, perché altrimenti... Allora, questa cosa ha funzionato bene e ha aumentato, diciamo così, un'offerta che comunque è rimasta bassissima. Forse voi non lo sapete, ma l'offerta, mentre l'Italia ha una copertura molto alta di scuole materne, cioè i bambini oltre i 3 anni vanno alla scuola materna, circa il 60-70% dei bambini va alla scuola materna, anche di più, e questa copertura è alta sia al nord che al sud. In realtà invece i bambini sotto i 3 anni che dovrebbero andare agli asili nido, la copertura è molto bassa in tutta Italia, è bassa dallo 0 a 3 anni, non è altissima in nessun caso, le quote più alte sono nei paesi scandinavi e in Francia, dove il livello è di circa il 40%, tra il 40 e il 50% dei bambini va da 0 a 3 anni all'asilo nido. Tenete conto che da 0 a 1 anno la maggioranza dei bambini dovunque è coperto dai congedi di maternità o di parentalità, dove c'è una combinazione di congedi di uomini e di donne, che dovrebbe essere la soluzione migliore, di avere una combinazione. Questa copertura in Italia è inferiore a quella stabilita dalla Commissione europea come l'obiettivo del Trattato di Barcellona, che era di avere una copertura di circa il 30%, del 30%, quasi da nessuna parte in Italia si è arrivati al 30%, però alcune regioni settentrionali arrivano oltre il 25%, tra il 25 e il 30%. In generale le regioni meridionali hanno una copertura inferiore al 5%. Ecco, questo fatto ovviamente si riflette sul fatto che le occasioni di occupazione femminile sono molto basse, perché in realtà non solo perché non è stato sviluppato il welfare, ma perché non c'è stata reindustrializzazione, perché c'è stata forte crisi dell'occupazione, perché c'è comunque una bassissima quota
di lavori per le donne. Ovviamente questo tipo di attività può far crescere l'occupazione femminile. Nei paesi nordici il circuito virtuoso che si è creato è stato professionalizzazione della cura e lavoro delle donne nei lavori di cura professionalizzati, pagati dal welfare e quindi diciamo così, alti tassi di occupazione femminile. Una delle cose che si possono fare, una delle iniziative che si possono fare e che possono in realtà essere un campo di innovazione sociale anche non particolarmente finanziato dal pubblico che non ha risorse, è quello di mobilitare le famiglie su questi campi di cura. Mobilitare la famiglia per la professionalizzazione della cura fatta dalle donne per liberare altre donne e per professionalizzare le donne. Allora, questa matrice è tipicamente una matrice di welfare, certo servirebbe più spesa pubblica, servirebbe più spesa pubblica che si orienta in alcuni campi, ma comunque è interessante metterla in moto. Guardate bene che questa cosa è interessante non tanto meccanicamente perché crea occupazione femminile, perché libera le donne dal carico domestico, eccetera, ma è interessante per i bambini, perché si è notato, soprattutto nei paesi scandinavi, che una delle matrici che aumentano la capacità di diminuire le differenze sociali è quello di coinvolgere di più i bambini fuori dalla famiglia. I bambini che sono coinvolti fuori dalla famiglia sono più fin da piccoli allertati alle interazioni con gli altri e sono, nel momento in cui escono da una cultura magari anche alta ma molto monolitica della famiglia e incontrano delle culture diverse in termini, poi soprattutto in termini professionalizzati, sono ovviamente più ricettivi. E poi nel momento, e questa è una sinergia continua, per cui il bambino che è andato all'asilo nido, a un buon asilo nido, che si è aperto delle culture diverse, che ha visto dei diversi, che è stato iniziato a delle attività differenti che in famiglia non si fanno, tipo dipingere, o in alcune famiglie non si ascolta musica, eccetera, eccetera, e che ha cominciato a interagire con altri bambini che hanno dei gusti diversi, sono poi dei bambini che vanno, quando più crescono, più vanno bene a scuola, ad esempio. Quindi da questo punto di vista una delle questioni più importanti di innovazione sociale, di empowerment, di combattere le diseguaglianze, eccetera, eccetera, può partire da questo. E in realtà può partire da questo anche a partire dalle famiglie, anche a partire da poche risorse messe dalle famiglie, tenendo conto che anche nei paesi più avanzati, dove c'è un livello molto elevato di copertura pubblica di questo tipo di esperienze, in realtà in una società che è sempre più differenziata e più articolata e che ha sempre più problemi, anche lì stanno diventando importanti le iniziative dal basso. Anche lì stanno diventando più importanti le iniziative dal basso e le iniziative di differenziazione dal basso, cioè nel senso che anche nei paesi scandinavi, anche in Francia, che hanno una copertura molto forte di asili nido pubblici, c'è una quota sempre più alta, perché hanno bisogno di andare oltre il 50%, 60%, oltre il 50%, 60% non ci sono più risorse pubbliche, c'è tutta una fascia in cui ad esempio ci sono queste cooperative di nido. I francesi spesso si lamentano perché ad esempio le cooperative di nido non riescono a raggiungere un livello di professionalità alta come l'asilo pubblico.
E quindi c'è una specie di resistenza. Così le minoranze e gli immigrati si lamentano perché queste modalità di coinvolgimento dei bambini sono troppo una rottura con le modalità tradizionali che loro vorrebbero. Allora, ad esempio, gli immigrati nei paesi scandinavi hanno spesso vogliono contrattare la permanenza a casa della madre o l'allungamento del congedo di maternità piuttosto che l'asilo nido, cosa che non va bene. Ecco, però da tutti questi punti di vista, diciamo così, qui si aprono dei campi in cui è possibile mettere in moto delle esperienze, dei campi di cura, in cui è possibile mettere in moto delle esperienze, soprattutto nella trasformazione del welfare. E questa sono le aree, diciamo così, più o meno in cui in realtà l'area che mi sembra più interessante per tutti noi è quest'area della trasformazione del welfare, ma in cui ce ne sono altre. Tra cui, adesso ci arriviamo tra poco, ci sono anche le... Ecco, uno delle modalità interessanti in cui nascono delle idee di creare delle forme di innovazione sociale è lo spostamento dal welfare da dei campi omogenei centrali, anche se che restano però diciamo così, l'archetipo dell'intervento protettivo nei paesi industriali avanzati, ha dei campi più locali, ha un'area più locale. Ovviamente ha tutta una serie di problemi. Quello che si chiama rescaling del welfare sul locale, perché è chiaro che non solo in Italia, ma in Italia è particolarmente chiaro che i sistemi delle autonomie locali non hanno le risorse per poter intervenire. Anche se avessero l'IMU, non hanno delle risorse così importanti da poter intervenire. E l'idea che ci siano, diciamo così, che queste sono aree in cui comunque la imprenditorialità dal basso dell'innovazione sociale può rispondere ai bisogni è molto dubbia. È molto dubbia nel senso che sì, è chiaro che si può fare qualcosa, è chiaro che si può fare qualcosa ad alcune condizioni, è chiaro che questo qualcosa riesce meglio là dove ci sono più risorse. E là dove ci sono più risorse, meno problemi. Perché chiaramente quando ci sono più risorse a disposizione si possono sostenere di più delle iniziative di nuovo welfare, se volete. E là dove ci sono più risorse, soprattutto più risorse economiche, anche il campo dell'imprenditorialità sociale collegata all'economia del settore privato è più dinamico. Ad esempio, chiaramente se voi andate a vedere gli asili nido piuttosto che le case di cura per anziani private, piuttosto che
le nuove modalità di organizzare il gioco dei bambini sono molto più diffuse in quei contesti che sono sufficientemente ricchi economicamente, anche se l'ente pubblico è comunque nei guai, che non nei contesti meno ricchi economicamente. Quindi da questo punto di vista uno dei problemi dovrebbe essere, che è uno dei problemi in Italia, è quello di compensare, diciamo così, le diseguaglianze territoriali, che sono in Italia molto forti, non dovunque sono molto forti, ma in Italia sono molto forti. Quindi, diciamo così, compensare rispetto al mezzogiorno, fornire il mezzogiorno di risorse compensative, come quelle che dà in realtà la Commissione europea. Queste risorse che sono state in parte recuperate dal ministro Barca e in parte sono ancora utilizzate dal ministro Trigilia per mettere in mo- che sono risorse di finanziamenti europei che sono difficili da spendere, che sono prevalentemente orientate al mezzogiorno. Allora, questo è interessante se si riuscisse a mettere in moto un movimento sinergico rispetto ai welfare locali e a mettere in moto delle sinergie di welfare locali, delle iniziative di welfare locale che sono delle sinergie di innovazione sociale con dei finanziamenti che vengono dall'Europa. Non è facile, non è facile perché è molto difficile, diciamo così, a priori immaginare qual è l'imprenditorialità che potrà generarsi intorno a determinati problemi, soprattutto a dei problemi di base. Pensate all'idea di chiedere alle famiglie di organizzare delle cooperative per la cura degli anziani piuttosto che la cura dei bambini, o l'educazione linguistica piuttosto che l'inserimento degli immigrati, piuttosto che delle iniziative effettivamente dal basso che funzionano, di centri culturali giovanili e così via, o di recupero di scuole di strada, di recupero della scolarità, dell'obbligo, eccetera, eccetera. Queste cose sono molto legate a delle cose che già ci sono, no? Si possono finanziare delle cose che già ci sono, però una forte crescita di attività è difficile da stimolare a priori. In questo senso anche il ministro Barca ha avuto difficoltà a mettere in spesa tutta la spesa che era bloccata, perché in realtà i progetti che funzionano sono difficili da calendarizzare. Dice, dovete aver speso tutto entro la fine del 2013, ma se non ci siamo ancora inventati, come facciamo ad aver speso tutto entro la fine del 2013? E questo è uno dei problemi legati alle innovazioni sociali che vengono dal basso. È uno dei problemi interessano soprattutto al sud. Non sappiamo, e può darsi che l'impatto di questi due, in fondo, incidenti ministeriali che sono collegati ai ministri dell'integrazione territoriale siano, e che sono legati a due ministri che sono molto orientati al sud. Io di solito non sono quasi mai d'accordo con Carlo Trigilia sulla sua visione del sud, però ha una visione del sud, cosa che non succede a molti miei colleghi, perché è un professore di sociologia economica, Carlo Trigilia. È una persona che ha sempre operato nel sud, pur essendo un professore a Firenze, ed è molto capace di capire i problemi. Lo stesso Barca aveva una capacità ancora maggiore, perché tra l'altro aveva una capacità ancora maggiore di interagire con la Commissione europea, perché ha lavorato a lungo con la Commissione europea. Quindi da questo punto di vista, di nuovo,
l'idea di come si mette in moto il processo è interessante. Quasi tutto l'interesse per l'innovazione sociale è molto legato al terzo settore, al non profit, alla cooperazione, all'associazionismo. E qui di nuovo c'è un discorso da fare promozione del Sud, perché di nuovo il Sud su questo non solo ci sono meno risorse e ci sono meno risorse economiche, ma anche, è anche molto più debole il settore del terzo settore. Tutto il terzo settore nel meridione è sempre stato molto più fragile che non nel settentrione. Anche la Chiesa Cattolica, nel senso che è una cosa assolutamente straordinaria, come se voi andate a pensare ad esempio alle strutture di forte supporto di questi problemi, di queste vertenze sociali che si aprono, fatti dalla Chiesa Cattolica, sono in linea di massima attivati dalla Caritas. Ecco, la Caritas è molto più attrezzata, sia di risorse che di professionalità, a Milano piuttosto che a Napoli. Con dimensione di la Caritas ambrosiana si è addirittura divisa in termini di, si è addirittura sdoppiata, ha creato una nuova struttura che si chiama Casa della Carità, che interviene quasi quanto la Caritas per mettere in moto delle iniziative. Tra l'altro è molto interessante come alcune iniziative cattoliche stiano diventando non parrocchiali, stiano diventando particolarmente, tra virgolette, universalistiche. Come se un immigrato islamico ha bisogno d'aiuto, è molto più probabile che si rivolga a un'istituzione cattolica piuttosto che a un'istituzione pubblica. Quindi da questo punto di vista questa è una cosa eccezionale, ma abbastanza generalizzata, cioè nel senso che la modernizzazione dell'intervento delle istituzioni del terzo settore religioso è stata una modernizzazione in parte separata dall'appartenenza religiosa. Quindi certo c'è sempre un'attenzione particolare, c'è sempre però le istituzioni cattoliche, però un'altra degli imperativi, di intervento di innovazione sociale nel Sud è quello di rafforzare l'impegno anche del terzo settore nel Sud, di rafforzare il terzo settore nel Sud, perché il terzo settore del Sud, malgrado tutto, è rimasto particolarmente fragile. Il terzo settore è interessante perché non è solo, un'impresa che non fa profitto, e anche, soprattutto nelle aree più di cooperazione, non di intervento del terzo settore religioso, ma di intervento cooperativo associativo, è un'area di partecipazione, un'area dove si organizza la partecipazione dei cittadini, un'area dove si organizza l'associazione. E questa è, un campo molto importante di intervento che secondo me dovrebbe avere la priorità nelle iniziative meridionali, perché l'idea di coinvolgere, di partire dai giovani e di partire dai giovani che organizzano delle forme di cooperazione, di partecipazione, di associazione, che si consolidano in
una delle forme di terzo settore dinamiche, innovative, che intervengono sulle condizioni della popolazione è assolutamente importante. Poi dopo, certo, perché reggano nel lungo periodo ci vogliono i finanziamenti, però bisogna farle partire. L'importante è farle partire, perché altrimenti resta particolarmente fragile. Ecco, questa cosa, come vi ho già avuto modo di dirvi parecchie volte, una delle modalità di innovazione sociale entra dentro nelle questioni delle famiglie. Le questioni delle famiglie, la cura dei bambini è un problema che va... Certamente la cura dei bambini è fortemente depotenziata dal basso tasso di natalità, però appunto approfittando del basso tasso di natalità la cura dei bambini va ripensata, e su questo va ripensato, diciamo così, l'intervento della famiglia deve essere a esternalizzare una parte di questa cura, e questo è un campo di esternalizzare e una maggiore divisione di genere, cioè la responsabilità maschile nella cura dei bambini deve essere molto accresciuta, e in secondo luogo deve essere esternalizzata e professionalizzata la cura dei bambini in maniera molto forte, e anche le famiglie devono, diciamo così, spingere questa questione. La stessa cosa, se voi volete, è la questione dei giovani adulti. La questione dei giovani adulti va esternalizzata senza scacciarli di casa. Cioè, una volta un mio collega diceva: ecco, per far diminuire la disoccupazione, cosa non vera assolutamente, bisogna che i padri caccino di casa, i padri, non le madri, le madri non hanno la forza di cacciare di casa i figli, i padri, famoso era, molto di sinistra questo mio collega, caccino di casa i figli, allora mi si è detto: guarda che in realtà non è affatto così. Tra l'altro, se prendi le statistiche italiane sulla disoccupazione, sono molto più disoccupati i figli che non convivono con le famiglie di origine che non i figli che convivono con le famiglie di origine. E questa cosa qua è ovvia, ci si può aspettare, perché siccome convivono più a lungo i giovani maschi, che sono meno disoccupati delle giovani femmine, è chiaramente automaticamente si potrebbe dire: vabbè, però c'è una questione di genere, perché le femmine sì, non convivono e sono più disoccupate, convivono meno a lungo e sono disoccupate. Però anche controllato per genere, in realtà convivono più a lungo le persone che sono occupate di quelle che sono disoccupate, anche perché in realtà quando uno è disoccupato deve andarsi a cercare lavoro, mentre quando uno è male occupato resta male occupato e resta con la famiglia perché è male occupato. Quindi da questo punto di vista c'è tutto un problema importante. Però chiaramente la coabitazione lunga dei figli e l'assenza di politiche giovanili è un'area in cui bisogna spezzare delle sinergie negative, e quindi è un'area in cui le iniziative di innovazione sociale, soprattutto che partono dai giovani, sono molto importanti, sono molto forti. Cioè che non siano necessariamente delle iniziative di non coabitazione, ma che siano delle iniziative di autonomia, di maggiore autonomia dei giovani e di valorizzazione dei giovani e delle culture giovanili. Questo è una cosa importante. E uno dei campi, che è un campo di business, è un campo di intervento, sono gli anziani non autosufficienti e l'importanza che questi anziani autosufficienti siano curati prevalentemente a domicilio, non siano curati in istituzioni totali.
La soluzione italiana, questa riguarda il nord e il sud, ma riguarda ovviamente più il nord che il sud, perché ci sono più risorse, che gli anziani non autosufficienti sono curati dalle badanti, è una soluzione molto costosa e poco innovativa dal punto di vista dell'innovazione sociale. Ora, lì c'è un'area in cui ci sono tutta una serie di possibilità di risparmiare i costi per le famiglie e allo stesso tempo professionalizzare di più il settore della cura a domicilio degli anziani. Allora, questa è una trasformazione che ci dovremmo aspettare in Italia dappertutto, perché in realtà tra un po' non avremo le risorse, non avremo le persone, le badanti saranno in una condizione fortemente discriminata, comincia già adesso a esserci tutta un'area di persone che hanno delle difficoltà a ritrovare il lavoro, a reinserirsi, eccetera, eccetera, nel momento in cui muore l'anziano. Questa è un'area importante di creazione di nuove iniziative di innovazione. Ecco, volevo poi vi faccio vedere, poi chiudo e magari ci riparliamo. Ecco, l'altra cosa, forse in realtà questa questione non viene considerata molto al sud, però è importante in generale, perché le imprese sono meno forti. Non viene considerata tanto al sud perché le imprese sono meno forti, però nell'ambito del rafforzamento delle imprese e di rafforzamento ad esempio di alcuni campi di imprese, una delle cose che si può chiedere ad esempio ai produttori di vino di successo o qua ai produttori di olio di successo è di incominciare a ragionare sulla responsabilità sociale dell'impresa, cioè l'impresa che produca olio, vino, eccetera, eccetera, ha comunque una responsabilità sociale, non solo sui suoi lavoratori che vengano trattati abbastanza bene, ma anche sul contesto, sul contesto locale, perché alcune di queste imprese hanno una forte presenza locale. E lì ci sono tutta un'area di innovazione sociale che non è mai stata vista, perché ha riguardato più l'Italia che non i paesi su cui si è andati a vedere. È questa esperienza fantastica che c'è stata in Italia di Adriano Olivetti e della Olivetti. L'Olivetti poi alla lunga non ha avuto successo e non è stata assorbita da altre imprese, ma per un ventennio è stata una impresa leader mondiale di produzione di soprattutto di macchine da scrivere, e la macchina da scrivere, la lettera 22, la famosa lettera 22, è stata una delle macchine da scrivere che è stata venduta di più nel mondo. E Adriano Olivetti ha pensato, nel momento di grande successo anche tecnico, di grande successo anche all'inizio, Adriano Olivetti ha costruito i primi computer portatili in Italia che erano particolarmente di avanguardia. Poi dopo ovviamente lui è morto, la sua successione non ha lasciato spazi per delle innovazioni tecnologiche forti, ma la sua modalità di arrivare a gestire una grande impresa di successo era dovuta al fatto che lui aveva una forte attenzione alla comunità locale. Cioè, la sua idea era che l'impresa, la città di Ivrea,
la capacità di produrre cultura, la capacità di produrre conoscenza, conoscenza anche nelle scienze sociali, l'idea che Ivrea doveva essere una città dove la comunità doveva essere coinvolta dal successo dell'impresa, con delle librerie, dei teatri, delle iniziative culturali, l'apertura di una casa editrice molto legata a delle imprese di cultura, è stata particolarmente importante. E una delle questioni se volete, di innovazione sociale è di spingere le imprese a essere responsabili sia con l'ambiente, sia con il territorio, sia con le diseguaglianze sociali. E ovviamente questa cosa, se volete, è una cosa che succede, e succede di più nei paesi che sono più, dove il mercato è più importante. Se voi non so cosa succede adesso, ma ai miei tempi io restavo molto colpito quando andavo negli Stati Uniti, che c'era sempre un movimento di innovazione sociale, se volete, di boicottaggio del consumo di alcune imprese perché reprimevano gli immigrati. Non si poteva mangiare in California, non si poteva mangiare uva, perché gli imprenditori che producevano uva nella California a un certo punto avevano fatto sparare dalla migra a tutta una serie di immigrati e avevano scacciato delle donne e dei bambini. Allora per 2 anni nessuno mangiava uva. E con grande efficacia, e questa era una cosa che associazioni, movimenti, eccetera, che organizzavano queste cose. Ancora adesso, secondo me, e questo generalmente, non si consumano una grande quantità di produzioni di tonno in scatola, perché quelli che soprattutto nel Pacifico pescano i tonni, pescandoli in maniera esagerata, perché i giapponesi mangiano metà della produzione mondiale di tonno, uccidono i delfini. E da questo punto di vista il boicottaggio del tonno è una cosa molto importante. Ti dicono: guardate che non si possono mangiare questi tonni, eccetera eccetera. Allora, questo per dirvi che in realtà una delle forze delle innovazioni sociali che vengono dal basso è quella di poter contrastare alcune derive che possono prendere i mercati, che possono prendere i produttori, i mercati. Volevo dire che anche noi abbiamo avuto il nostro Olivetti, che è Gianfranco De Guardi, cioè l'azienda De Guardi, sì. Non a livello di Olivetti, ma anche lui. Certo. Sì, una serie di attività, i famosi cantieri Venturi, sì, sì. Che 20 anni fa lui si è inventato, attualmente sono ancora avanguardia, che purtroppo sono morti perché l'azienda De Guardi è in liquidazione, in fallimento, certo. Una serie di motivi. No, per sì, sì, no, no. Un lancio nei confronti della nostra imprenditoria, che ha anche degli illuminati. Sì, sì, questo senz'altro, questo senz'altro. E senz'altro ci sono delle modalità, ci sono tanto degli imprenditori di successo anche nel Mezzogiorno, anche se qualche volta non si vogliono vedere, ma ci sono. E questi imprenditori di successo possono benissimo essere coinvolti a dei livelli più alti di responsabilità sociale. Cioè, nel senso che è chiaro che alcune modalità di pressione per una responsabilità sociale rispetto a questi imprenditori di successo, che sono imprenditori di successo a tutti gli effetti, non è che sono menomati dal Mezzogiorno.
Quindi da questo punto di vista che restituiscano alle località del Mezzogiorno una parte del loro successo è molto importante, ma è quasi sempre legata a delle iniziative, a delle esperienze in cui la popolazione si organizza per arrivare a questi livelli. Badate bene che voi avete delle esperienze che sono anche particolarmente traumatiche, come gli immigrati in Calabria che raccolgono gli agrumi. Lì la questione era che le condizioni che usavano gli imprenditori per sfruttare questi lavoratori immigrati erano indicibili. No, non c'è, lo so che non c'è bisogno, però in Calabria sono ancora peggio. E soprattutto per delle cose climatiche in Calabria sono ancora peggio. Il tema della responsabilità sociale delle imprese, trattato dalla Comunità Europea già dal 2001 con il governo, secondo me c'è sempre un equivoco, un po' questo fumo grigio che abbiamo intorno a questo tema, perché se si pensa che quel tema deve essere trattato solo dai proprietari di successo, questa cosa non andrà mai, non sarà mai. Diverso è dire il tema della responsabilità sociale è un tema portante dell'impresa, cioè è un tema che fa parte del DNA dell'impresa, a prescindere dal fatto che vada bene o vada male. Certo è che per portare avanti tematiche, azioni in questo senso c'è bisogno di un budget, come serve un budget per il controllo di gestione, come serve un budget per il marketing, eccetera, eccetera. E quindi soggetto a crisi di mercato, difficoltà e così via. Quindi, però questo fa parte del gioco dell'innovazione sociale, nel senso che l'innovazione sociale, da quello che capisco, nasce dove c'è il problema, no? Dove c'è una difficoltà. Dove c'è la mobilitazione o l'imprenditorialità. Però una delle cose che sta arrivando, arriverà, però purtroppo è a doppia faccia, è l'obbligo di presentare a tutte le imprese, non a quelle di successo, è l'obbligo di presentare un bilancio sociale di impresa. Allora, questo però ha la faccia di essere un'altra obbligazione burocratica, che già le imprese italiane sono strangolate da tutte le parti, l'idea che debbano fare anche questo pagandolo loro. Sì, questo è un'ipotesi, ma è un dilemma che va avanti da sempre, cioè se la responsabilità sociale deve essere obbligatoria o volontaria. Io sarei più per il volontario, ma comunque la questione del bilancio integrato, bilancio contabile, bilancio sociale, aspetti ambientali e sociali, è un fatto complicato da realizzarsi, più possibile, più facile che avvenga che le imprese quotate abbiano questo vincolo, perché sono quotate, e tra l'altro per le imprese quotate ha ancora più valore quello strumento. Infatti grosse imprese stanno già da anni quotate e che esportano, perché questo tema è un tema fondamentale, cioè un tema importante a livello internazionale, perché a livello internazionale nascono i boicottaggi. In Italia c'è stato qualche cosa, tipo le ananas della Coop, però poca roba, insomma. Quindi, però, insomma, comunque c'è da lavorare, nel senso è tutto in itinere, è tutto in fase di sviluppo dell'innovazione, quindi che ha una sua spirale, cioè una sua curva di crescita. Speriamo. Ma perché la crisi potrebbe anche... Io penso che non siamo ancora arrivati al punto di rottura, ma ci arriveremo. E poi ci sarà, cioè, in qualche maniera bisognerà fare. Questa è una strada possibile. Sì, no, penso anch'io.
No, poi volevo chiudere facendovi vedere questa frase della Commissione europea, che ovviamente sta anche spendendo dei soldi, per carità, molto pochi, ma sta anche spendendo dei soldi. Oltretutto sta spendendo dei soldi molto pochi e li sta spendendo di più con accento sull'innovazione che non accento sul sociale, mentre io preferirei che spendesse più soldi con l'accento sul sociale che non sull'accento sull'innovazione, anche perché dentro alle politiche della Commissione europea c'è sempre queste raccomandazioni sul sociale, cioè dovete fare delle politiche di inclusione, di pari opportunità, eccetera, eccetera. Poi dopo dice sì, però senza soldi, perché non avete l'obbligo di non sfondare i bilanci. Allora, dice la Commissione europea, guardate, l'innovazione sociale non è la panacea, è la risposta a tutto, è questo. Ma se incoraggiata e valutata può portare a soluzioni immediate problematiche sociali pressanti che travagliano oggi i cittadini. Nei tempi lunghi l'innovazione può essere vista come parte di una nuova cultura dell'empowerment partecipazione che si sta tentando di promuovere all'interno di un numero di nuove iniziative messe in atto per rispondere ai problemi del cambiamento. Allora, quello che sembra emergere da questa idea della Commissione europea è che chiaramente l'area è problematica, è un'area problematica, è un'area aperta, non è la panacea, però può creare delle micro soluzioni, quindi è interessante, nel breve periodo è interessante proprio creare delle micro soluzioni. Sarebbe bene che la Commissione ci mettesse più attenzione a queste micro soluzioni, anche perché se è vero che nei tempi lunghi l'innovazione sociale può trasformare la cultura qualitativa del vivere sociale, come sembrano suggerire, e quindi può essere, diciamo così, un modo di ricostruire o di costruire una nuova Europa sociale, l'Europa sociale vecchia era fondata sul vecchio welfare, il manifesto Beveridge, il welfare standardizzato. Guardate bene che se avete un po' di tempo leggetevi il manifesto programma Beveridge, perché nel programma Beveridge addirittura ci sono. Intanto Beveridge calcola chi deve finanziare questo welfare solo statale, solo sostegni al reddito, solo, diciamo così, prelievi fiscali e sostegni al reddito. Quasi tutto universalistico, quindi è prima ancora che ci pensassero i paesi scandinavi, il National Health System è stato fatto come un sistema sanitario nazionale in cui tutti avevano diritto alle cure, tutti, tutti diritto alle cure, anche gli stranieri, anche i turisti, Guardate bene che c'erano degli italiani che andavano a farsi curare in Inghilterra negli anni 60, perché bastava essere lì, anche i dentisti che costavano carissimi, c'erano gli italiani che facevano, c'era il turismo dentistico in Inghilterra, perché in Inghilterra c'era il sistema nazionale. Allora Beveridge calcola come si sostiene questa spesa e chi ha diritto agli interventi. E allora gli interventi sono per i poveri, sono per i disoccupati, sono per le casalinghe, perché dice qui ci sono le casalinghe, perché c'erano le casalinghe, non è che solo in Italia c'erano le casalinghe. E la divisione di genere era talmente forte che non si pensava, ovviamente allora, di aprire il mercato del lavoro alle donne, si pensava che, diceva, ok,
poverine, le donne non lavorano, devono fanno le casalinghe, devono ritornare a fare le casalinghe, perché tra l'altro quando Beveridge scriveva il rapporto, in realtà c'era la guerra e molte donne lavoravano nell'industria bellica per sostituire gli uomini che facevano i soldati, devono tornare a occuparsi della famiglia, a fare le casalinghe, ma devono avere un sussidio di casalinghità. Non è mai stato fatto da nessuna parte questo sussidio di casalinghità, ma fa parte delle coperture, delle risposte, fa parte di quello che possiamo dire l'innovazione istituzionale che ha sostituito, che ha per un certo periodo sostituito l'innovazione sociale in Europa. E che è stata fatta di un welfare standardizzato, più realizzato, meno realizzato, le casalinghe non le ha fatte nessuno, noi siamo arrivati a fare il sistema sanitario nazionale negli anni 70, che in Inghilterra è partito nel 48, e così via. I paesi scandinavi sono andati molto avanti molto prima, sono stati molto più generosi, noi siamo ancora un paese che non ha mai visto una misura di sostegno al reddito, un sostegno, diciamo così, nazionale, ci sono dei minimi vitali dati dai comuni che variano da un regalo di Natale a 600-700 euro al mese per sei mesi, dati dai comuni più ricchi, quindi è un caos totale, una specie di giungla, ecco, quindi non dappertutto realizzato, però questo era, diciamo così, l'idea di Europa sociale del welfare. L'idea dell'Europa sociale post welfare è, secondo la Commissione, potrebbe essere un'idea in cui l'innovazione sociale ha cambiato la cultura qualitativa degli interventi dei cittadini. È una possibilità, è una cosa tutta da discutere, è una cosa tutta da fare poi, da fare anche dal basso, e la Commissione europea sembra dire una cosa in cui non crede, perché non è intervenuta, perché quel poco intervento che ha fatto è assolutamente pletorico, marginale, non serve a grandi cose. Sì, tra l'altro sul tema dell'innovazione, la Comunità europea con il documento Innovation Union parla di innovazione prettamente legato all'impresa, di apre qualche spiraglio alla partecipazione, al tema del sociale, però il fatto che ci siano due filoni di pensiero su questi temi è un po' preoccupante, direi, anche perché due filoni di pensiero significano due filoni di investimenti, cioè di finanziamenti diversi, e quindi prevalentemente inefficienza. Comunque. Dentro alla Commissione c'è uno scontro molto forte, in cui perdono sempre i sociali, certo. E vincono sempre gli innovatori. L'innovazione tecnologica vince sempre l'innovazione tecnologica. Sì, però anche l'innovazione tecnologica avrebbe da guadagnare diciamo, ragionando in un'ottica di questo più vicina a questo genere, no? di empowerment, di apertura. Perché la tecnologia a un certo punto deve essere utilizzata da qualcuno, sì. Non necessariamente da ricercatori, non esclusivamente dagli universitari. Alla fin dei conti, la tecnologia, per essere utile alla società, deve essere, come dire, diffusa. È più usata da tutti, è più utile, più usata da. Infatti, spesso succede che le innovazioni tecnologiche sono dei flop, no? Ci sono perché o troppo avanti oppure perché proprio inutili. Ecco. Allora. Volete? No, devo sapere. Poi questi materiali saranno disponibili? Sì. Dove? Vostro? Sì, oppure sul laboratorio del basso. Sul laboratorio del basso troverai la vostra nazionale registrazione.
E anche il PowerPoint lo copio. E puoi prendere anche l'articolo della. Io penso che avevo una domanda. Sì. Chi sono gli attori che fanno innovazione sociale? Ah, sono tanti, sono tutti. Guarda, poi dipende da che da quale esperienza prendi. Allora, hai dei giovani, hai. Ma ad esempio queste cose che secondo me sono interessanti di autocostruzione regolata, non di autocostruzione alla meridionale, ma di autocostruzione dentro a permessi e finanziata dall'ente pubblico, connessa con l'edilizia economico popolare, ma autocostruzione, quindi l'autocostruttore diventa il proprietario poi alla fine. Questa cosa qua è fatta da gente normale, non da edili, perché mentre è più facile che tu faccia l'autocostruzione con gli edili, questi sono gente che fa gli impiegati, o che fanno gli operai, e che entrano dentro questi processi e sono degli dei padri di famiglia, delle madri di famiglia, con normali famiglie, magari non a reddito bassissimo ovviamente, quindi prendi tutte le linee, però e in particolari contesti e non in altri, certo non meno nella grande città, molto di più nelle piccole città. Questa cosa è interessante perché ti crea delle condizioni di edilizia particolarmente avanzate malgrado l'autocostruzione, cioè contrariamente a quello che succede, queste classe ecologica alta, completamente antisismiche, materiali nuovi, isolati, isolanti, eccetera, eccetera, e anche siccome dentro al finanziamento pubblico ci sono anche gli architetti, anche architettonicamente difendibili. Allora tu vedi, questo qui è un pezzo diverso. Poi in realtà le iniziative di terzo settore coinvolgono un po' tutti, coinvolgono tutti tutta una serie di persone diverse. Le iniziative interessanti di associazioni di immigrati, ad esempio, che sono di nuovo molto importanti perché creano una doppia partecipazione. Queste iniziative, dove sono iniziative di innovazione sociale, cioè di rapporto con il luogo dove stanno, eccetera, e che mettono insieme, prendono alcune componenti di immigrati meno frammentati tra di loro, perché uno dei problemi, ad esempio, è che è uno dei problemi della geopolitica mondiale, ma anche della micropolitica degli immigrati, è che dove hai delle società tribali è difficile far associare, far cooperare della gente che viene da organizzazioni tribali diverse. Perché il Pakistan è un casino? Perché l'Afghanistan è ancora più un casino? Perché la Libia non si pacificherà mai? Perché sono le società tribali. Allora sono le società tribali, allora non è che puoi pensare a dice, ma perché non diventano democratiche? Ma non c'è perché. Perché restano, e dice, se parli di una divisione tra tribù, se loro cominciano. Come fanno a essere democratiche? Loro casomai sono democratiche, sono più democratiche o meno democratiche le tribù, possono diventare democratiche le tribù, ma la lealtà non è verso il paese, ma è verso la tribù. E lì la divisione tribale non è mai venuta meno. Allora, di nuovo, le esperienze di
organizzazione degli immigrati sono più forti e associativamente più importanti là dove c'hai delle componenti meno tribali. Quindi da questo punto di vista questo ti spiega perché alcune origini di America Latina sono più dinamiche che non delle origini asiatiche, ad esempio, perché ci sono più divisioni. Allora, lì gli operatori della innovazione sociale sono un po' divisi da questo punto di vista. Poi, una delle questioni da mettere in moto sono i giovani scolarizzati. Ecco, allora dice, sì, perché la laurea può darsi che non paghi, o studiare può darsi che non paghi, però certo è una risorsa importante. Perché è una risorsa di comprensione e di capacità di mettersi in cooperazione con altri, di capacità di organizzare altri, di capacità di essere imprenditori. Allora, una delle, se è vero che questo cambiamento epocale avrà luogo, questo cambiamento epocale deve essere spinto dai giovani scolarizzati. Secondo me questa è la matrice e questo è anche il senso della scolarizzazione. Perché conoscono meglio le tecnologie, perché parlano meglio con il resto del mondo, perché hanno imparato le lingue, perché interagiscono con dei giovani di altri paesi, perché anche le culture sono delle culture di interazione, la musica è qualche cosa di interazione che le altre generazioni capiscono meno, o che sono superate per le altre generazioni. Quindi questo è quello che mi sembra il contesto. Domande? Sì, anche se non so bene come formularla. Quando si parla di innovazione sociale, personalmente penso anche ad una situazione originale o una soluzione originale. È giusto pensarla in questa maniera o è innovazione sociale anche guardare a come si è risolto il problema in una certa situazione e fare dei paragoni o delle similitudini per poi portare quella soluzione in un altro luogo, in un altro contesto? Sì, sono giusto. C'è questo mito delle best practice che va assolutamente abbandonato. Cioè le pratiche... Diciamo, dobbiamo partire dall'idea che alcune pratiche che risolvono i problemi, quando risolvono i problemi, sono buone e che non ce n'è una che è meglio delle altre. Ovviamente può funzionare bene in un determinato contesto e può funzionare male in un altro contesto. Quello che è importante è che si possono, ovviamente non devono essere necessariamente originali, ci si può ispirare a qualcosa che ha funzionato in un determinato contesto e che sta facendo sta risolvendo un sacco di questioni e trasportarlo qui a Cerignola. Però per farlo bene l'importante è capire le condizioni locali, come sono diverse, quindi se là è un'iniziativa fatta da donne che qui non potrebbero prendere l'iniziativa, faccio un esempio a caso, allora bisogna ripensarlo come può l'iniziativa partire da maschi, e quindi come può essere e come può funzionare lo stesso. Perché un'altra delle cose su chi sono gli attori, è interessante pensare che sempre dell'idea che l'educazione conta e che conta anche che in realtà sull'innovazione sociale è importante l'attivismo delle donne, perché l'attivismo delle donne adesso coniuga un elevato tasso di scolarizzazione, cosa che non faceva in passato, con un coinvolgimento dovunque, non in Italia in particolare, con l'Italia meridionale in particolare, con una capacità di capire i bisogni di cura
più forti di quelli che hanno i maschi. Poi dopo speriamo che poi i maschi imparino, però prima che imparano, in realtà l'iniziativa è fortemente in mano a donne. Allora, non esclusivamente, ovviamente, non ci sono solo i campi della cura, però è chiaro che questa nuova... La banca del microcredito è questa, e sono piccole imprese tutte al femminile. Che esiste solo per sì. Sono tutte microimprese tutte al femminile, e tutte imprese legate fondamentalmente all'attività di cura, non delle attività industriali. Però badate bene che queste, anche le nostre idee degli stereotipi di genere sono delle idee fondamentalmente, se noi pensiamo globali, sbagliate. Ci sono tutta una serie di contesti, tra l'altro dei contesti fortemente maschilisti, perché sono maschilisti, dove le donne fanno i lavori in edilizia. Perché siccome sono sporchi, siccome sono duri, siccome sono brutti, allora i maschilisti in alcuni paesi arabi e in alcuni paesi dell'Oriente questi lavori fanno fare le donne. Perché è una maniera... Allora, no, semplicemente per dire, guardate che gli stereotipi sono costruiti, cioè non per le donne fanno così perché non possono fare i lavori pesanti. Guardate che non è così, per affetto nei loro confronti, così non si sfiancano. Ma avete mai visto quanto peso portano le donne africane ai mercati quando vanno ai mercati? Ecco, allora lì è sempre una divisione di genere maschilista, non è una divisione di genere, dice, beh, perché le donne hanno conquistato l'autonomia, allora portano il peso al mercato, no? Allora, io ringrazio i presenti, ringrazio soprattutto il professore per insomma, le sue indicazioni. Ci tenevo a dire una cosa, tutto il materiale lo trovate ovviamente sul sito di Laboratorio Al Basso o sul sito dedicato a questo laboratorio, che è innovatorisociali.wordpress.com. Volevo ricordarvi un'altra cosa, il prossimo incontro è lunedì 24 luglio, giugno, scusate. Ci saranno due esperti, Giorgio Fiorentini e Francesca Calò. Loro ci parleranno praticamente degli step del processo di innovazione sociale, cioè come si parte, come dal problema si arriva all'idea, e poi dall'idea insomma all'impresa vera e propria, quindi alla start-up. Ringrazio insomma i presenti, ringrazio tutti, grazie all'Arti e grazie Exopera per averci ospitato.